Secondo Libro dei Re capitolo primo Or dopo la morte di Acab, Moab si ribellò contro Israele. Acazia cadde dalla cancellata della sala superiore di un suo appartamento a Samaria e ne restò ammalato e spedì dei messi dicendo loro andate a consultare Baal Zebub, dio di Ekron, per sapere se mi riavrò da questa malattia. Ma un angelo dell'Eterno disse ad Elia, il Sibita, levati, sali incontro ai messi del re di Samaria e di loro, e forse perché non vedi un Israele, che voi andate a consultare Baal, Zebub, Dio di Ecrom? Perciò così dice l'Eterno, tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. Ed Elia se ne andò. I messi tornarono. Ad Accazia il quale disse loro: Perché siete tornati? E quelli risposero: Un uomo ci è venuto incontro e ci ha detto: Andate, tornate dal re che vi ha mandati e diteli: così dice l'Eterno. E forse perché non v'è alcun Dio in Israele che tu mandi a consultare Berzebu, Be Dio di Ecrom? Perciò non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. Ed Accassia chiese loro: Com'era l'uomo che vi è venuto incontro e vi ha detto queste parole? Quelli gli risposero, era un uomo vestito di pelo, con una cintola di cuoio intorno ai fianchi. E Acacia disse, è Elia il Sibita. Allora mandò un capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia ad Elia. Quelli salì e trovò Elia che stava seduto in cima al monte, e il capitano gli disse, o uomo di Dio! Il re dice, «Scendi!» Elia rispose e disse al capitano dei cinquanta, «Se io sono un uomo di Dio, scenda dal cielo del fuoco e consumi te e i tuoi cinquanta uomini!» E dal cielo scese del fuoco che consumò lui e i suoi cinquanta. Acazia mandò di nuovo un altro capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia, il quale si rivolse a Elia e gli disse, o uomo di Dio, il Re dice così, fa presto, scendi. Elia rispose e disse loro, Se io sono un uomo di Dio, scenda del fuoco dal cielo e consumi te e i tuoi cinquanta uomini. E dal cielo scese il fuoco di Dio che consumò lui e i suoi cinquanta. Acazia mandò di nuovo il terzo capitano di cinquanta uomini con la sua compagnia. Questo terzo capitano di cinquanta uomini salì da Lia e, giunto presso a lui, gli si gettò davanti in ginocchio e lo supplicò dicendo O uomo di Dio ti prego la mia vita e la vita di questi cinquanta tuoi servi sia preziosa agli occhi tuoi. Ecco che del fuoco è sceso dal cielo e ha consumato i due primi capitani di cinquanta uomini con le loro compagnie. Ma ora sia la vita mia preziosa agli occhi tuoi. E l'angelo dell'Eterno disse ad Elia scendi con lui, non aver timore di lui. Elia dunque si levò, scese col capitano, andò dal re e gli disse, così dice l'Eterno, poiché tu hai spediti dei messi a consultare Barzebub, dio di Ecrom, quasi che non ci fosse in Israele alcun dio da poter consultare, perciò tu non scenderai dal letto sul quale sei salito, ma per certo morrai. E Acazia morì secondo la parola dell'Eterno pronunziata da Elia. E Georam cominciò a regnare invece di lui l'anno secondo di Georam, figliuolo di Giosafà, re di Giuda, perché Acazia non aveva figliuoli. Ora il resto delle azioni compiute da Acazia sta scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Secondo Libro dei Re. Capitolo secondo. Or quando l'Eterno volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia si partì da Gilgal con Eliseo, ed Elia disse ad Eliseo: Fermati qui ti prego, poiché l'Eterno mi manda fino a Betel. Ma Eliseo rispose: Come vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Così discesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel andarono a trovare Eliseo e gli dissero: Sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore?. Quelli rispose: Sì, io lo so. Tacete. Ed Elia gli disse: Eliseo, fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda a Gerico. E quelli rispose: Come è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E così se ne vennero a Gerico. E i discepoli dei profeti, che erano a Gerico, s'accostarono ad Eliseo e gli dissero: Sai tu che l'Eterno quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E questi gli rispose Sì, lo so, tacete. Ed Elia gli disse: Fermati qui, ti prego, perché l'Eterno mi manda al Giordano. Quelli rispose Com'è vero che l'Eterno vive, che vive l'anima tua, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino assieme. E cinquanta uomini di tra i discepoli dei profeti andarono dietro a loro e si fermarono di rimpetto al Giordano da lungi, mentre Elia ed Eliseo si fermarono sulla riva del Giordano. Allora Elia prese il suo mantello, lo rotolò e percosse le acque, le quali si divisero di qua e di là in guisa che passarono ambedue a piedi asciutti. E passati che furono, Elia disse ad Eliseo Chiedi quello che vuoi che io faccia per te prima che io ti sia tolto. Ed Eliseo rispose: Ti prego, sia mi data una parte doppia del tuo spirito. Elia disse: Tu domandi una cosa difficile, non di meno, se tu mi vedi quando io ti sarò rapito ti sarà dato quello che chiedi, ma se non mi vedi non ti sarà dato. E come essi continuavano a camminare discorrendo assieme Ecco un carro di fuoco e dei cavalli di fuoco che li separarono l'un dall'altro. Ed Elia salì al cielo in un turbine. Ed Eliseo lo vide e si mise a gridare: Padre mio, padre mio, carro d'Israele di e sua cavalleria. Poi non lo vide più. E afferrate le proprie vesti, le strappò in due pezzi e raccolse il mantello che era caduto di dosso ad Elia e tornò indietro. E si fermò sulla riva del Giordano e, preso il mantello che era caduto di dosso ad Elia, percosse le acque e disse: Dov'è l'eterno, l'Iddio d'Elia? E quando egli ebbe percosse le acque, queste si divisero di qua e di là, ed Eliseo passò. Quando i discepoli dei profeti, che stavano a Gerico di faccia al Giordano, ebbero visto Eliseo, dissero, «Lo Spirito d'Elias è posato sopra Eliseo». Egli si fecero incontro e si inchinarono fino a terra davanti a lui e gli dissero, «Ecco qui fra i tuoi servi cinquanta uomini robusti. Lascia che vadano in cerca del tuo Signore, se mai lo Spirito dell'Eterno l'avesse preso e gettato su qualche monte o in qualche valle». Eliseo rispose, «Non li mandate». Ma insistettero tanto presso di lui, che ne fu confuso e disse, mandateli. Allora quelli mandarono cinquanta uomini, i quali cercarono Elia per tre giorni e non lo trovarono. E quando furono tornati a lui che si era fermato a Gerico, egli disse loro, non v'avevo io detto di non andare? Or gli abitanti della città dissero ad Eliseo, Ecco, il soggiorno di questa città è gradevole, come vede il mio Signore, ma le acque sono cattive e il paese è sterile. Ed egli disse Portatemi una scodella nuova e mettetevi del sale. Quelli gliela portarono ed egli si recò alla sorgente delle acque, e vi gettò il sale e disse Così dice l'Eterno, io rendo sane queste acque, ed esse non saranno più causa di morte né di sterilità. Così le acque furono rese sane e tali son rimaste fino al dit d'oggi secondo la parola che Eliseo aveva pronunziata. Poi di là Eliseo salì a Beto, e come saliva per la via, uscirono dalla città dei piccoli ragazzi, i quali lo beffeggiavano dicendo Sei calvo, sei calvo. Egli si voltò, li vide e li maledisse nel nome dell'Eterno. E due orsi uscirono dal bosco che sbranarono quarantadue di quei ragazzi. Di là Eliseo si recò sul monte Carmel, donde poi tornò a Samaria. SECONDO LIBRO DEI RE CAPITOLO terzo Or Jehoram, figliuolo di Acab, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria l'anno decimo ottavo di Giosafat, re di Giuda, e regnò dodici anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ma non quanto suo padre e sua madre, perché tolse via la statua di Baal che suo padre aveva fatta. Non di meno, egli rimase attaccato ai peccati coi quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele e non se ne distolse. Ormesha, re di Moab, allevava molto bestiame e pagava al re di Israele un tributo di centomila agnelli e centomila montoni con le loro lane. Ma morto che fu Acab, il re di Moab si ribellò al re di Israele. Allora il re Jehoram uscì di Samaria e passò in rassegna tutto Israele, poi si mise in via e mandò a dire a Josafat, re di Giuda. Il re di Moab mi si è ribellato. Vuoi tu venire con me alla guerra contro Moab? Quelli rispose: Verrò. Fa conto di me come di te stesso, del mio popolo come del tuo, dei miei cavalli come dei tuoi, e soggiunse: Perché via saliremo. E Georam rispose: Per la via del deserto di Edom. Così il re di Israele, il re di Giuda e il re di Edom si mossero, e dopo aver girato a mezzodì con una marcia di sette giorni, mancò l'acqua all'esercito e alle bestie che egli andavano dietro. Allora il re d'Israele disse Ahimè l'Eterno ha chiamati assieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Ma Giosafat chiese Non v'è egli qui alcun profeta dell'Eterno mediante il quale possiamo consultare l'Eterno? Uno dei servi del re d'Israele rispose Vè qui Eliseo, figliuolo di Shafat, il quale versava l'acqua sulle mani di Elia. E Giosafat disse: La parola dell'Eterno è con lui. Così il re di Israele, Giosafat, il re di Edom, andarono a trovarlo. Eliseo disse al re di Israele: Che ho io da far con te? Vattene ai profeti di tuo padre e ai profeti di tua madre. Il re di Israele gli rispose: No, perché l'Eterno ha chiamato insieme questi tre re per darli nelle mani di Moab. Allora Eliseo disse: Com'è vero che vive l'Eterno degli eserciti al quale io servo? Se non avessi rispetto a Josafat, re di Giuda, io non avrei badato a te, né ti avrei degnato d'uno sguardo. Ma ora conducetemi qua un suonatore d'arpa. E mentre il suonatore arpeggiava, la mano dell'Eterno fu sopra Eliseo, che disse: Così parla l'Eterno. Fate in questa valle delle fosse, delle fosse. Poiché così dice l'Eterno voi non vedrete vento, non vedrete pioggia, e non di meno questa valle si riempirà d'acqua, e berrete voi e il vostro bestiame e le vostre bestie da tiro. E questo è ancora poca cosa agli occhi dell'Eterno, perché egli darà anche Moab nelle vostre mani, e voi distruggerete tutte le città fortificate, tutte le città riguardevoli, abbatterete tutti i suoi alberi. Costurerete tutte le sorgenti di acqua e guasterete con delle pietre ogni buon pezzo di terra. La mattina dopo, nell'ora in cui soffre l'oblazione, ecco che l'acqua arrivò dal lato di Edom e il paese ne fu ripieno. Ora tutti i moabiti, avendo udito che quei re erano saliti per muover loro guerra, avevano radunato tutti quelli che erano in età di portare le armi e occupavano la frontiera. La mattina. Come furono alzati e il sole splendeva sulle acque, e i maobiti videro là di rimpetto a loro le acque rosse come sangue. E dissero: Quello è sangue. Quei re sono di certo venuti alle mani fra loro e si sono distrutti fra loro. Or dunque, Moab, alla preda. E si avanzarono verso il campo di Israele. Ma sorsero gli israeliti e li sbaragliarono. E i maobiti fuggirono dinanzi a loro. Poi penetrarono nel paese e continuarono a battere Moab, distrussero le città, ogni buon pezzo di terra lo riempirono di pietre, ciascuno gettandovi la sua, turarono tutte le sorgenti d'acqua e abbatterono tutti i buoni alberi. Non rimasero che le mura di Kir e Resh, e i fombolieri la circondarono e l'attaccarono. Il re di Moab, vedendo che l'attacco era troppo forte per lui... Prese secco settecento uomini per aprirsi a spada tratta un varco fino al re di Edom, ma non poterono. Allora prese il suo figliuolo primogenito che aveva con sé e che doveva succedergli nel regno e lo offerse in olocausto sopra le mura. A quella vista un profondo orrore si impadronì degli Israeliti che si allontanarono dal re di Moab e se ne tornarono al loro paese. SECONDO LIBRO DEI RE CAPITOLO QUARTO Ora una donna di tra le mogli dei discepoli dei profeti esclamò e disse ad Eliseo, «Mio marito tuo servo è morto, e tu sai che il tuo servo temeva l'Eterno, e il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figliuoli e farsene degli schiavi.» Eliseo le disse, «Che debbo io fare per te?» Dimmi, che hai tu in casa? Ed ella rispose la tua serva non ha nulla in casa tranne un vasetto d'olio. Allora egli disse Va fuori, chiedi in prestito da tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chieder pochi. Poi torna, serra l'uscio dietro a te e dai tuoi figlioli, e versa dell'olio in tutti quei vasi a man mano che saranno pieni e fa li mettere da parte. Ella dunque si partì da lui e si chiuse in casa coi suoi figliuoli, questi le portarono i vasi ed ella vi versava l'olio, e quando i vasi furono pieni, ella disse ai suoi figliuoli Portatemi ancora un vaso. Quegli le rispose Non c'è più vasi. E l'olio si fermò. Allora ella andò e riferì tutto all'uomo di Dio che le disse Va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta, sostentati tu e i tuoi figlioli. Ora venne che un giorno Eliseo passava per Schumen e c'era quivi una donna ricca che lo trattenne con premura perché prendesse cibo da lei, e tutte le volte che passava di là, si recava da lei a mangiare. Ed ella disse a suo marito Ecco, io son convinta che quest'uomo che passa sempre da noi è un santo uomo di Dio. Ti prego, facciamogli costruire di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, una tavola, una sedia, e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarvisi. Così un giorno che egli giunse a Schumen, si ritirò su in quella camera e vi dormì, e disse a Gehasi suo servo: Chiama questa Shunamita e quelli la chiamò ed ella si presentò davanti a lui ed Eliseo disse a Gehasi, Ordile così, ecco, tu hai avuto per noi tutta questa premura, che si può fare per te? Hai bisogno che si parli per te al re o al capo dell'esercito? E rispose, io vivo in mezzo al mio popolo. Ed Eliseo disse, che si potrebbe fare per lei? E Gehasi rispose, ma. Ella non ha figliuoli e il suo marito è vecchio. Eliseo gli disse, chiamala. Gehasi la chiamò ed ella si presentò alla porta. Ed Eliseo le disse, l'anno prossimo, in questo stesso tempo, tu abbraccerai un figliuolo. Ed ella rispose, no, signor mio, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. E questa donna concepì e partorì un figliuolo in quel medesimo tempo. L'anno dopo... Come Eliseo le aveva detto, il bambino nacque e il bambino si fece grande e un giorno che era uscito per andare da suo padre presso i miei titori disse a suo padre, oh la mia testa, la mia testa. Il padre disse al suo servo, portalo a sua madre. E il servo lo portò via e lo recò a sua madre e il fanciullo rimase sulle ginocchia di lei fino a mezzogiorno, poi si morì. Allora ella salì, lo adagiò sul letto dell'uomo di Dio, chiuse la porta ed uscì. E chiamato suo marito disse: Ti prego, mandami uno dei servi e un'asina, perché voglio correre dall'uomo di Dio e tornare. E il marito le disse: E perché vuoi andare da lui quest'oggi? Non è il novilunio e non è sabato. Ella rispose: Lascia fare. Poi fece sellare l'asina e disse al suo servo: Guidala e tira via. Non mi fermare per strada, a meno che io te l dica. Ella dunque partì e giunse dall'uomo di Dio sul monte Carmel, e come l'uomo di Dio l'ebbe scorta di lontano, disse a Gehasi, suo servo, Ecco, la una mita che viene. Ti prego, corre ad e dille, stai bene? Sta bene tuo marito? E il bambino, sta bene? Ed ella rispose, stanno bene. E come fu giunta all'uomo di Dio sul monte, gli abbracciò i piedi, Geasi si appressò per respingerla, ma l'uomo di Dio disse: Lasciala stare perché l'anima sua è in amarezza e l'Eterno me l'ha nascosto e non me l'ha rivelato. La donna disse: Avevo io forse domandato al mio Signore un figliuolo? Non ti dissi io non m'ingannare? Allora Eliseo disse a Geasi: Cinci di fianchi, prendi in mano il mio bastone e parti, se ti imbatti in qualcuno non lo salutare e se qualcuno ti saluta non gli rispondere e poserai il mio bastone sulla faccia del fanciullo. La madre del fanciullo disse ad Eliseo: com'è vero che l'Eterno vive e che vive l'anima tua, io non ti lascerò. Ed Eliseo si levò e le andò appresso. Asi, che li aveva preceduti pose il bastone sulla faccia del fanciullo, ma non ci fu né voce né segno alcuno di vita. Tornò quindi incontro ad Eliseo e gli riferì la cosa dicendo, il fanciullo non si è svegliato. E quando Eliseo arrivò in casa, ecco che il fanciullo era morto e adagiato sul letto di lui. Egli entrò, si chiuse dentro col fanciullo e pregò l'Eterno. Poi salì sul letto. E si coricò sul fanciullo, pose la sua bocca sulla bocca di lui, i suoi occhi sugli occhi di lui, le sue mani sulle mani di lui, si distesse sopra di lui e le carni del fanciullo si riscaldarono. Poi Eliseo s'allontanò, andò qua e là per la casa, poi risalì, si ridistesse sopra il fanciullo e il fanciullo stranutì sette volte ed aperse gli occhi. Allora Eliseo chiamò Geasi, e gli disse: Chiama questa Shunamita, egli la chiamò e com'ella fu giunta da Eliseo questi le disse prendi il tuo figliuolo. Ed ella entrò, gli si gettò ai piedi e si prostrò a terra, poi prese il suo figliuolo ed uscì. Eliseo se ne tornò a Gilgal e vera carestia nel paese. Ol mentre i discepoli dei profeti stavano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo metti il marmittone al fuoco e cuoci una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di questi uscì fuori nei campi per cogliere delle erbe e trovò una specie di vite selvatica nei corse delle colloquitinde e se ne impì la veste. E, tornato che fu, le tagliò a pezzi nella marmitta dove era la minestra, poiché non si sapeva che cosa fossero. Poi versarono dalla minestra a quegli uomini perché mangiassero, ma come l'ebbero guastata, esclamarono. «C'è la morte nella marmitta, uomo di Dio! Non la poterò mangiare!» Ed Eliseo disse, «Ebbene, portatemi della farina!» La gettò nella marmitta e disse, «Versatene a questa gente che mangi!» E non c'era più nulla di cattivo nella marmitta. Giunse poi un uomo da baal lisha che portò all'uomo di Dio del pane delle primizie, venti pani d'orso e del grano nuovo nella sua bisaccia, Eliseo disse al suo servo, danne alla gente che mangi. Quelli rispose, come fare a por questo davanti a cento persone? Ma Eliseo disse, danne alla gente che mangi, perché così dice l'Eterno. Mangeranno e ne avanzerà. E così egli pose quelle provviste davanti alla gente che mangiò e ne lasciò d'avanzo secondo la parola dell'Eterno. Secondo libro dei re. Capitolo V Or-Naman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo in grande stima ed onore presso il suo signore, perché per mezzo di lui l'Eterno aveva reso vittoriosa la Siria, ma quest'uomo forte e prode era lebroso. Ora alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, avevano condotta prigioniera nel paese... Da Israele, una piccola fanciulla che era passata al servizio della moglie di Naaman, ed ella disse alla sua padrona, oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che è a Samaria, questi lo libererebbe dalla sua lebbra. Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo, questa fanciulla del paese di Israele ha detto così e così. Il re di Siria gli disse, ebbene va, io manderò una lettera al re di Israele. Quegli, dunque, partì, prese seco dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro e dieci mute di vestiti, e portò al re di Israele la lettera, che diceva, or quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Nama, mio servo, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Quando il re di Israele ebbe lettera la lettera, si stracciò le vesti e disse: Sono io forse Dio, col potere di far morire e vivere che colui manda da me perché io guarisca un uomo della sua lebbra? Tenete per cosa certa ed evidente che cerca dei pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, ebbe udito che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire e perché ti sei stracciato le vesti? Venga pure colui da me, e vedrà che v'è un profeta in Israele. Naman dunque venne coi suoi cavalli e dei suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un messo a dirgli, Va, lavati sette volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naman si adirò e se ne andò dicendo, Ecco! Io pensavo che egli usciva senza dubbio incontro a me, si fermerà ed invocherà il nome dell'Eterno del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata e guarirà il lebroso. I fiumi di Damasco, l'abanat, il Farpar non sono essi migliori di tutte le acque d'Israele? Non posso io lavarmi in quelli ed esser mondato? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servi gli si accostarono per parlargli e gli dissero, Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una qualche cosa difficile, non l'avresti tu fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto, lavati e sarai mondato. Allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano secondo la parola dell'uomo di Dio, e la sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e rimase puro. Poi tornò con tutto il suo seguito all'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse Ecco, io riconosco adesso che non ve alcun Dio in tutta la terra fuorché in Israele. Ed ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose, Come è vero che vive l'Eterno di cui son servo, io non accetterò nulla. Neman lo pressava ad accettare, ma egli rifiutò. Allora Naaman disse, poiché non vuoi, permetti almeno che sia data al tuo servo tanta terra quanta ne portano due muli, giacché il tuo servo non offrirà più olocausti e sacrifici ad altri dei ma solo all'Eterno. Non di meno questa cosa voglia l'Eterno perdonare il tuo servo, quando il mio Signore entra nella casa di Rimon per cui vi adorare e appoggiare il mio braccio, che io mi prostro. Nel tempio di Ramon voglia l'Eterno perdonare a me tuo servo quando io mi prostrerò così nel tempio di Ramon. Eliseo gli disse Va in pace. Ed egli si partì da lui e fece un buon tratto di strada. Ma Geasi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé Ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naman, con questo siro, non accettando dalla sua mano quello che gli aveva portato, come è vero che l'Eterno vive, io gli voglio correre dietro e voglio avere da lui qualche cosa. Così Gehazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che gli correva dietro, salto giù dal caro per andargli incontro e gli disse, «Va egli tutto bene!» Quelli rispose, «Tutto bene!» «Il mio Signore ti manda a dirti, ecco, proprio ora mi sono arrivati dalla contrada montuosa del Fraim due giovani dei discepoli dei profeti.» Ti prego, dà loro un talento d'argento e due mute di vestiti. Nathan disse, piacciati accettare due talenti, e gli fece premura, chiuse due talenti d'argento in due sacchi con delle mute di vestiti e li caricò addosso a due dei suoi servi che li portarono davanti a Gehasi. E giunto che fu alla collina, prese i sacchi dalle loro mani, li ripose nella casa e licenziò quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore Eliseo e gli disse, Donde viene Gehasi? Questi rispose, Il tuo servo non è andato in verun luogo. Ma Eliseo gli disse, Il mio spirito non era egli là presente quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro. È forse questo il momento di prendere denaro, di prendere vesti e uliveti e vigne? pecore, buoi, servi e serve? La lebra di Namans attaccherà perciò a te e alla tua progenie in perpetuo. E Geasi uscì dalla presenza di Eliseo, tutto lebroso, bianco come la neve. SECONDO LIBRO DEI RE CAPITOLO SESTO I discepoli dei profeti dissero ad Eliseo, Ecco, il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo angusto per noi, lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà là una trave, e ci farà inquivi un luogo dove ci possiamo radunare. Eliseo rispose, andate. E uno di loro disse, abiti, prego, la compiacenza di venire anche tu con i tuoi servi, ed egli rispose, verrò. E così andò con loro». Giunti che furono al Giordano, si misero a tagliar legna, e come l'un si abbatteva una trave, il ferro della scure li cadde nell'acqua, ond'egli cominciò a gridare, Ah, signor mio, e l'avevo presa in prestito. E l'uomo di Dio disse, Dov'è caduta? E colui gli aditò il luogo. Allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, e fece venire a Galla il ferro e disse Prendilo, e quegli stese la mano e lo prese. Ora il re di Siria faceva guerra contro Israele, ed in un consiglio che tenne coi suoi servi disse: Io porrò il mio campo nel tale tal luogo. E l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: Guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stancalando calando i Siri. E il re d'Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto, e circa il quale l'aveva premunito, e qui vi si mise in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servi e disse loro, «Non mi farete dunque sapere chi dei nostri è per il re d'Israele?» Uno dei suoi servi rispose, Nessuno o oh re mio signore, ma Eliseo il profeta che è in Israele fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi. E il re disse, Andate, vedete dov'è, ed io lo manderò a pigliare. Gli fu riferito che era a Dotan e il re vi mandò cavalli, carri, un gran numero di soldati, i quali giunsero di nottetempo e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, uscì fuori, ed ecco che un gran numero di soldati, con cavalli e carri, accerchiava la città. E il servo disse all'uomo di Dio, «Ah, signor mio, come faremo?» Quegli rispose, «Non temere, perché quelli che son con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse, O Eterno, ti prego, aprili gli occhi affinché vegga. E l'Eterno aperse gli occhi al servo che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. E come i Siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse, ti prego, acceca con questa gente. E l'Eterno... L'accecò secondo la parola d'Eliseo. allora Eliseo disse loro non è questa la strada non è questa la città venitemi appresso ed io vi condurrò all'uomo che voi cercate e li menò a Samaria quando furono entrati in Samaria Eliseo disse o eterno apri loro gli occhi affinché veggano e l'eterno aperse loro gli occhi e un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria e il re di Israele, come li ebbe veduti, disse ad Eliseo, Padre mio, li debbo colpire, li debbo colpire. Ed Eliseo rispose, Non li colpire, colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e col tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua affinché mangino e beveno e se ne ritornino al loro Signore. Il re di Israele preparò loro gran copia di cibi. E quando ebbero mangiato e bevuto li licenziò, e quelli tornarono al loro Signore, e le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Ora, dopo queste cose avvenne che Benadad, re di Siria, radunato tutto il suo esercito, salì contro Samaria e la scinse d'assedio. E vi fu una gran carestia in Samaria. E i siri la strinsero tanto da presso che una testa d'asino vi si vendeva ottanta sicli d'argento e il quarto d'un cabli sterco di colombi cinque sicli d'argento. Or come il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò Aiutami o oh re mio signore. Il re le disse Se non t'aiuta l'Eterno, come posso aiutarti io? Con quel che dà l'aia o con quel che dà lo strettoio? Poi il re aggiunse, Che hai? Ed ella rispose, Questa donna mi disse, Da qua il tuo figliuolo che lo mangiamo oggi, domani mangeremo il mio. Così coscemmo il mio figliuolo e lo mangiamo. Il giorno seguente io re dissi, Da qua il tuo figliuolo che lo mangiamo, ma essa nascosto il suo figliuolo. Quando il re ebbe udito le parole della donna si stracciò le vesti e come passava sulle mura il popolo vide che gli portava sotto un cilicio sulla carne. E Il re disse, mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo e il figliuolo di Shafat rimane ancora sulle sue spalle. Or Eliseo se ne stava seduto in casa sua, e con lui stavano a sedere gli anziani. Il re mandò innanzi un uomo, ma prima che questo messo giungesse Eliseo disse agli anziani, Lo vedete voi che questo figliuolo d'un assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Badate bene. Quando arriva il messo chiudete la porta e tenetegliela ben chiusa in faccia. Non si sente già dentro a lui il rumore dei passi del suo Signore? Egli parlava ancora con essi quando ecco scendere verso di lui il messo. E il Re disse, ecco, questo male viene dall'Eterno, che ho io più da sperare dall'Eterno? Secondo Libro dei Re, capitolo 7. Allora Eliseo disse, Ascoltate la parola dell'Eterno, così dice l'Eterno, domani a quest'ora, alla porta di Samaria la misura di fior di farina si avrà per un ciclo, e due misure d'orso si avranno per un ciclo. Ma il capitano, sul cui braccio il re si appoggiava, rispose all'uomo di Dio, Ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa si sì fatta? E rispose, «Ebbene, lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai.» Ora veran quattro lebrosi presso all'entrata della porta, e quali dissero tra loro, «Perché vogliamo noi restare qui affinché moriamo? Se diciamo, entriamo in città, in città c'è la fame e noi vi moreremo. Se restiamo qui, moriremo lo stesso. Ordunque, venite, andiamoci a buttare nel campo dei siri.» Se ci lasciano vivere, vivremo, se ci danno la morte, morremo. E sull'imbrunire si mossero per andare al campo dei siri, e come furono giunti all'estremità del campo dei siri, ecco che non vera alcuno. Il Signore aveva fatto udire nel campo dei siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di un grande esercito, sì che i siri avevano detto fra loro... Ecco il re d'Israele ha soldato contro di noi i re degli Ittei, i re degli egiziani, perché vengano ad assalirci, e erano levati ed erano fuggiti sull'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini e il loro campo, così com'era, erano fuggiti per salvarsi la vita. Quelli lebrosi, giunti che furono all'estremità del campo, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero, portarono via argento, oro, vesti e andarono a nascondere ogni cosa. Poi tornarono e entrarono in un'altra tenda e anche là portarono via roba e andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone novelle e noi ci tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno sarem tenuti per colpevoli. Or dunque venite, andiamo ad informare la casa del Re e così partirono chiamarono i guardiani della porta di città e li informarono della cosa dicendo siamo andati al campo dei siri ed ecco che non v'è alcuno né vi sode voce d'uomo ma non vi sono né cavalli che attaccati e gli asini attaccati e le tende intatte allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa alla gente del re dentro il palazzo e il re si levò nella notte e disse ai suoi servi vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i siri. Sanno che patiamo la fame, sono quindi usciti dal campo a nascondersi per la campagna dicendo come usciranno dalla città li prenderemo vivi ed entreremo nella città. Uno dei suoi servi gli rispose. Ti prego, si prendano cinque dei cavalli che rimangono ancora nella città. Guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che ve' rimasta, son come tutta la moltitudine di Israele che va in consumazione, e mandiamo a vedere di che si tratta. Presero dunque due carri con i loro cavalli, e il re mandò degli uomini in traccia dell'esercito dei siri, dicendo, andate e vedete. E quelli andarono in traccia dei siri fino a Giordano, ed ecco tutta la strada era piena di vesti, di oggetti, che i siri avevano gettati via nella loro fuga precipitosa. E i messi tornarono e riferirono tutto al re. Allora, il popolo uscì fuori e saccheggiò il campo dei Siri e una misura di fior di farina si ebbe per un ciclo e due misure d'orso per un ciclo secondo la parola dell'Eterno. Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si era appoggiato, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta e morì come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re dicendo Domani a quest'ora la porta di Samaria due misure d'orso saranno per un siglo e una misura di fiorifarina per un ciclo, quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto, Ecco, anche se l'Eterno facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa siffata? Ed Eliseo gli aveva detto Ebbene lo vedrai con gli occhi tuoi, ma non ne mangerai. E così gli avvenne. E fu calpestato dalla folla presso la porta e morì. Secondo libro dei Re, capitolo ottavo. Or Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figliuolo: Levati, vattene tu con la tua famiglia a soggiornare all'estero dove potrai, perché l'Eterno ha chiamata la carestia e di fatti essa verrà nel paese per sette anni. E la donna si levò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio, e se ne andò con la sua famiglia, e soggiornò per sette anni nel paese dei Filistei. Finiti i sette anni, quella donna tornò nel paese dal paese dei Filistei e andò a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre. Ora il re discorreva con Gehasi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva, Ti prego, Raccontami tutte le cose grandi che fece Eliseo. E mentre, appunto, Geasi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figliuolo venne a ricorrere al re per riavere la sua casa e le sue terre. E Geasi disse: o oh re mio signore, questa è quella donna e questo è il suo figliuolo che Eliseo ha risuscitato. Il re Interrogò la donna che gli raccontò tutto, e il re le dette un enuco al quale disse: Fatele restituire tutto quello che è suo, e tutte le rendite delle terre dal giorno in cui ella lasciò il paese fino ad ora. Or Eliseo si recò a Damasco. Ben Adad, re di Siria, era malato e gli fu riferito che l'uomo di Dio era giunto colà. Allora il re disse ad Azahel prendite con un regalo, va incontro all'uomo di Dio e consulta per mezzo di lui l'Eterno per sapere se io guarirò da questa malattia. Azahel dunque andò incontro ad Eliseo portando seco in regalo tutto quello che vera di meglio in Damasco, un carico di quaranta cammelli, e come fu giunto si presentò ad Eliseo e gli disse il tuo figliuolo Ben Adad, re di Siria, mi ha mandato a te per dirti guarirò io da questa malattia. Eliseo gli rispose, Vaglia a dire guarirai di certo, ma l'Eterno m'ha fatto vedere che di sicuro morrà. E l'uomo di Dio posò lo sguardo sopra Israele e lo fissò così a lungo da farlo arrossire, poi si mise a piangere. Esael disse: Perché piange il mio Signore? Eliseo rispose: perché so il male che tu farai ai figliuoli d'Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai la loro gioventù con la spada, schiaccerai i loro bambini e sventrerai le loro donne incinte. Asael disse: ma che cosa mai il tuo servo questo cane per far le cose così grandi? E Eliseo rispose: L'Eterno m'ha fatto vedere che tu sarai il re di Siria. Asahel si partì da Eliseo e tornò al suo signore e gli chiese, Che t'ha detto Eliseo? Questi rispose, Mi ha detto che guarirai di certo. Il giorno dopo Asahel prese una coperta, la tuffò nell'acqua e la distese sulla faccia di Benadat che morì. E Asahel regnò in luogo suo. Or l'anno quinto di Joram figliuolo di Acab re di Israele, Gioram figliuolo di Josaphaz e di Giuda cominciò a regnare su Giuda. Aveva trentadue anni quando cominciò a regnare e regnò otto anni in Gerusalemme e camminò per la via dei re di Israele come aveva fatto la casa di Acab, poiché aveva per moglie una figliuola di Acab e fece sciocche e male agli occhi dell'Eterno. Non di meno l'Eterno non volle distruggere Giuda per amore di Davide suo servo, conformemente alla promessa fatta gli di lasciar sempre una lampada a lui e dai suoi figliuoli. Ai tempi suoi Edom si ribellò sottraendosi al gioco di Giuda e si dette un re. Allora Gioram passò a Zair con tutti i suoi carri e una notte si levò e sconfisse gli Edomiti che lo avevano accerchiato, e i capitani dei carri e la gente di Gioram poté fuggire dalle proprie case. Così Edom si è ribellato e si è sottratto al gioco di Giuda fino al di doggi. In quel medesimo tempo anche Libna si ribellò. Il rimanente delle azioni di Gioram e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle Cronache dei re di Giuda. E Joram si addormentò coi suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide. E Acazia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. L'anno dodicesimo di Joram, figliuolo di Acab re di Israele, Acazia, figliuolo di Jehoram re di Giuda, cominciò a regnare. Aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò un anno a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Talia, nipote di Omri, re di Israele. Egli camminò per la via della casa di Acab e fece ciò che male gli occhi dell'Eterno, come la casa di Acab, perché era imparentato con la casa di Acab. E andò con Joram, figliolo di Acab e combatté contro Asaer, re di Siria, a Ramoth di Galahad. I siri ferirono Joram. E il re Gioram tornò a Israele per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto quando <coughs> combatteva contro Esael, re di Siria. Ed Acazia, figliolo di Jehoram, re di Giuda, scese ad Israele per vedere Gioram, figliuolo di Acab, perché questi era ammalato. Secondo libro dei Re, capitolo 9. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: Cingiti i fianchi, prendi teco questa ampolla d'olio e va al ramot di Galaad. Quando vi sarai arrivato, cerca di vedere Jehu, figliuolo di Jehosafat, figliuolo di Ninci. Entra, fallo alzare in mezzo ai suoi fratelli, menalo in una camera appartata. Poi prendi l'ampolla d'olio versegliela sul capo e digli, così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele, poi apri la porta e fuggi senza indugiare. Così quel giovane, il servo del profeta, partì per Ramo di Galaad e come vi fu giunto, ecco che i capitani dell'esercito stavano seduti assieme e disse, capitano, ho da dirti una parola. Jehu chiese, a chi di tutti noi? E quelli rispose: A te, capitano. Gesù si alzò ed entrò in casa, e il giovane gli versò l'olio sul capo, dicendogli: Così dice l'Eterno, di d'Israele: Io ti ungo re del popolo dell'Eterno, re d'Israele. E tu colpirai la casa di Acca, tuo signore, ed io farò vendetta del sangue dei profeti, mio servi, e del sangue di tutti i servi dell'Eterno sopra Isabel, e tutta la casa di Acca perirà. E io sterminerò dalla casa di Acab fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo quanto chi è libero in Israele. E ridurò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Bahasa, figlio di Ahijah. E i cani divoreranno Gisabel nel campo di Israel, e non vi sarà chi le dia sepoltura. Poi il giovane aprì la porta e fuggì. Quando Gesù uscì per aggiungere i servi del suo Signore, gli dissero Va tutto bene? Perché quel pazzo egli venuto da te? Ed egli rispose loro Voi conoscete l'uomo e i suoi discorsi, ma quelli gli dissero Non è vero, Orsù, diccelo. E Gesù rispose, "Egli mi ha parlato così e così e m'ha detto, così dice l'Eterno, io tungo re d'Israele. Allora ognuno d'essi s'affrettò a togliersi il proprio mantello e stenderlo sotto Jehu, su per i nudi gradini. Poi suonarono la tromba e dissero, Jehu è re. E Jehu, figliolo di Jehosaphat, figliuolo di Nimshi, fece una congiura contro Joram. O Joram con tutto Israele stava difendendo il ramo di Galah contro Azar, re di Siria. Ma il re Gioram era tornato a Israel per farsi curare delle ferite che aveva ricevuto dai siri combattendo contro Hazael, re di Siria. E Jehu disse, se così vi piace nessuno esca e fugga dalla città per andare a portare la nuova a Israel. Poi Jehu montò sopra un carro e partì per Israel perché qui vi si trovava Gioram allettato e Acazia, re di Giuda, verrà sceso per visitare Gioram. Or la sentinella che stava sulla torre di Israel scorse la schiera numerosa di Geu che veniva e disse: Vedo una schiera numerosa. Gioran disse: Prendi un cavaliere e mandalo incontro a coloro a dire: Recate pace. Un uomo a cavallo andò dunque incontro a Geu e gli disse: Così dice il re, recate pace. Geu rispose: Che importa a te della pace? Passa dietro a me. E la sentinella fece il suo rapporto, dicendo: Il messo è giunto fino a loro, ma non torna indietro. Allora Gioran mandò un secondo cavaliere, che giunto da coloro disse: Così dice il re, recate pace. E Gesù rispose: Che importa a te della pace? Passa dietro a me. E la sentinella fece il suo rapporto, dicendo: Il messo è giunto fino a loro, e non torna indietro. A vederlo guidare si direbbe che è Jehu figliuolo di Nimci perché va a precipizio. Allora Gioram disse allestite il carro. E gli allestirono il carro, e Gioram re di Israele e Acazia re di Giuda uscirono ciascuno sul suo carro per andare incontro a Gehu, e lo trovarono nel campo di Naboth di Zrael. E come Gioram ebbe veduto, Gehu gli disse, Gehu, rechi tu pace. E Gehu rispose, Che pace vi può? Egli essere finché dura le fornicazioni di Isabel tua madre, e le tante sue stregonerie? Allora Gioran voltò indietro e si diede alla fuga, dicendo ad Acazia: Siamo traditi, Acazia!. Ma Jehu impugnò l'arco e colpì Gioran fra le spalle, sì che la freccia gli uscì per il cuore, ed egli stramazzò nel suo carro. Poi Jehu disse a Bitcar, suo aiutante: Piglialo e buttalo nel campo di Nabod Israel, poiché. Ricordalo quando io e tu cavalcavamo assieme al seguito di Acab, suo padre, l'Eterno pronunciò contro di lui questa sentenza, come è vero che ieri vidi il sangue di Nabot e il sangue dei suoi figlioli, dice l'Eterno, io ti renderò il contraccambio qui in questo campo, dice l'Eterno. Piglialo dunque e buttalo in questo campo secondo la parola dell'Eterno. Acazia re di Giuda Veduto questo, prese la fuga per la strada della casa del giardino, ma Geo gli tenne dietro e disse Tirate anche a lui sul carro. E li tirarono alla salita di Gur, che è vicino a Iblaem, e Acad fuggì a Megiddo e qui vi morì. I suoi servi lo trasportarono sopra un carro a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo polcro coi suoi padri nella città di Davide. E Acazia aveva cominciato a regnare sopra Giuda l'undicesimo anno di Gioram figliuolo di Acab. Poi, Jehu giunse a Israel, Isabel che lo seppe si diede il belletto agli occhi, si acconciò il capo, si mise alla finestra a guardare. E come Jehu entrava per la porta della città, ella gli disse Rechi pace, novello Zumri, uccisore del tuo signore. Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse Chi è per me, chi? E due o tre nuchi affacciati si volsero lo sguardo verso di lui, e gli disse: Buttatela giù. Quelli la buttarono e il suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli. Jehu le passò sopra calpestandola, poi entrò, mangiò e beve, e quindi disse Andate a vedere quella maledetta donna e sotterratela a già che figliola di re. Andarono dunque per sotterrarla, ma trovarono di lei altro che il cranio e i piedi e le palme delle mani, e tornarono a riferire la cosa a Geo, il quale disse Questa è la parola dell'Eterno pronunziata per mezzo del suo servo Elia il Sibita, quando disse i cani divoreranno la carne di Isabel nel campo di Israel. E il cadavere di Isabel sarà nel campo di Israel come le tame sulla superficie del suolo, in guisa che non si potrà dire, questa è Isabel. SECONDO LIBRO dei RE CAPITOLO DECIMO Or verano a Samaria settanta figlioli di Acab. Jehu scrisse delle lettere e le mandò a Samaria ai capi della città, gli anziani e gli educatori dei figlioli di Acab, e in esse diceva, subito che avrete ricevuto questa lettera. «Già che avete con voi i figliuoli del vostro Signore, e avete a vostra disposizione carri e cavalli, nonché una città fortificata e delle armi, scegliete il migliore e il più adatto fra i figliuoli del vostro Signore, mettetelo sul trono di suo padre, e combattete per la casa del vostro Signore.» Ma a quelli ebbero gran paura e dissero, «Ecco, due re non li han potuto resistere, come potremo resisterli noi?» E il prefetto del palazzo, il governatore della città, gli anziani, gli educatori dei figli di Achab mandarono a dire a Jehu, Noi siamo tuoi servi, e faremo tutto quello che ci ordinerai, non eleggeremo alcuno come re. Fa tu quel che ti piace. Allora Gehu scrisse loro una seconda lettera nella quale diceva Se voi siete per me e volete obbedire alla mia voce, Prendete le teste di quegli uomini dei figlioli del vostro Signore, e venite da me domani a quest'ora a Isrio. Or i figlioli del re, il numero di settanta, stavano ai magnati della città che li educavano, e come questi ebbero ricevuto la lettera, presero i figlioli del re, li scannarono tutti e settanta, poi misero le loro teste in ceste, e le mandarono a Jehu a Isrio. E un messo venne a Gesù a recargli la notizia, dicendo: Hanno portato le teste dei figliuoli del re. Gesù rispose: Mettetele in due mucchi all'entrata della porta fino a domattina. E la mattina dopo egli uscì fuori e fermatosi disse a tutto il popolo: Voi siete giusti, ecco, io congiurai contro il mio signore e l'uccisi. Ma chi ha uccisi tutti questi? Riconoscete dunque che non cade a terra una parola di quello che l'Eterno pronunziò contro la casa di Acab. L'Eterno ha fatto quello che predisse per mezzo del suo servo Elia. E Gesù fece morire tutti quelli che erano rimasti della casa di Acab a Israel, tutti i suoi grandi, i suoi amici, i suoi consiglieri, senza che ne scampasse uno. Poi si levò e partì per andare a Samaria. Camin facendo, che fu alla casa di ritrovo dei pastori, Jehu si imbatté nei fratelli di Acazia re di Giuda e disse: Chi siete voi?. Quelli risposero: Siamo i fratelli di Acazia e scendiamo a salutare i figliuoli del re e i figliuoli della regina. Jehu disse ai suoi: Pigliateli vivi. E questi li presero vivi e li scannarono presso la cisterna della casa di ritrovo. Erano quarantadue e non ne scampò uno. Partitosi di là trovò. Jehonadab, figliolo di Rechab, che gli veniva incontro, lo salutò e gli disse, — Il tuo cuore è egli retto verso il mio, come il mio verso il tuo? E Jehonadab rispose, — Lo è. — Se è così, disse Jehu, dammi la mano. Jehonadab gli dette la mano. Jehu se lo fece salire vicino sul carro e gli disse, — Vieni, Meco, e vedrai il mio zelo per l'eterno e lo menò via nel suo carro. E giunto che fu a Samaria, Jehu colpì tutti quelli che rimanevano della casa di Acab a Samaria, finché l'ebbe distrutta secondo la parola dell'Eterno che aveva pronunziata per mezzo di Elia. Poi Jehu radunò tutto il popolo e gli parlò così. Acab ha servito un poco Baal. Jehu lo sorverà di molto» per convocare presso di me tutti i profeti di Baal, tutti i suoi servi, tutti i suoi sacerdoti, che non manchi uno, perché voglio fare un gran sacrificio a Baal, chi mancherà non vivrà. Ma Jehu faceva questo con astuzia per distruggere gli adoratori di Baal e disse, bandite una festa solenne in onore di Baal. E la festa fu bandita. E Jehu inviò dei messi per tutto Israele e tutti gli adoratori di Baal vennero e neppure uno fu che mancasse di venire. Entrarono nel tempio di Baal e il tempio di Baal fu ripieno da un capo all'altro. E Jehu disse a colui che aveva in custodia le vestimenta, metti fuori le veste per tutti gli adoratori di Baal. E quelli mise loro fuori le vesti. Allora Gesù con Jeonadab oh figliuolo di Rechab entrò nel tempio di Baal e disse agli adoratori di Baal: Cercate bene e guardate che non ci sia qui con voi alcun servo dell'Eterno, ma ci siano soltanto gli adoratori di Baal. E quelli entrarono per offrire dei sacrifici e degli olocasti. O Gesù aveva appostati fuori del tempio ottanta uomini ai quali aveva detto: Colui che lascerà fuggire qualcuno degli uomini che io metto in poter vostro, pagherà con la sua vita la vita di quello. E come fu finita l'offerta dell'olocausto, Gesù disse ai soldati e ai capitani Entrate, uccideteli e che non ne scappa uno. Ed essi ripassarono a fil di spada. Poi, soldati e capitani, ne buttarono là i cadaveri. E penetrarono nell'edificio del tempio di Baal, portarono fuori le statue del tempio di Baal, le bruciarono, mandarono in frantumi la statua di Baal, e demolirono il tempio di Baal, e lo ridussero in un immondiziaio che sussiste anche oggi. Così Jehu stirpò Baal da Israele. Non di meno, egli non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Non abbandonò, cioè, i vitelli d'oro che erano a Beto e a Dan. E l'Eterno disse a Gesù: Perché tu hai eseguito puntualmente ciò che è giusto agli occhi miei e hai fatto alla casa di Acab tutto quello che mi stava nel cuore, i tuoi figliuoli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. Ma Gesù non si die premura di seguire con tutto il cuore la legge dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Non si dipartì dai peccati con i quali Geroboamo aveva fatto peccare Israele. In quel tempo l'Eterno cominciò a diminuire il territorio di Israele. Asahel di fatti sconfisse gli Israeliti su tutta la loro frontiera. Dal Giordano verso Oriente soggiogò tutto il paese di Galad, i Gaditi, i Rebuniti, i Menassiti, fino ad Aroer che è presso la valle del Arnon. Vale a dire, tutto il paese di Gala e di Bashan. Il rimanente delle azioni di Geo, tutto quello che fece e tutte le sue prodezze, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. E Geu s'addormentò con i suoi padri e lo seppellirono a Samaria. E Teokahz, suo figliuolo, regnò in luogo suo. E il tempo che Geu regnò sopra Israele a Samaria fu di ventotanni. Secondo libro dei Re, capitolo undicesimo Or quando Atalia, madre di Acazia, vide che il suo figliuolo era morto, si levò e distrusse tutta la stirpe reale. Ma Jehosheba, figliuola del re Joram, sorella di Acazia, prese Joas figliuolo di Acazia e lo trafugò di mezzo ai figliuoli del re, che, che erano stati messi a morte, e lo pose con la sua balia nella camera dei letti, così fu nascosto alle ricerche di Atalia e non fu messo a morte. E rimase nascosto con Jehosheba per sei anni nella casa dell'Eterno. Intanto, Atalia regnava sul paese. Il settimo anno, Jeoiada mandò a chiamare i capi centurie delle guardie del corpo dei soldati e li fece venire a sé nella casa dell'Eterno. Fermò un patto con essi, fece loro prestare giuramento nella casa dell'Eterno e mostrò loro il figliuolo del Re. Poi diede loro i suoi ordini dicendo, ecco quel che voi farete. Un terzo di quelli fra voi che entrano in servizio il giorno del sabato starà di guardia alla casa del Re. Un altro terzo starà alla porta di Sur e un altro terzo starà alla porta che è dietro alla caserma dei soldati. E farete la guardia alla casa impedendo a tutti l'ingresso. E le altre due parti di voi, tutti quelli che escono di servizio il giorno del sabato, staranno di guardia alla casa dell'Eterno intorno al Re. E circonderete bene il Re, ognuno con le armi alla mano, e chiunque cercherà di penetrare nelle vostre file sia messo a morte. E voi starete col Re quando uscirà e quando entrerà. I capi centuri eseguirono tutti gli ordini dati dal sacerdote Geoiada, ognun dei si prese i suoi uomini, quelli che erano in servizio il giorno di sabato e quelli che uscivano di servizio il giorno del sabato, e si recarono dal sacerdote Geoiada. E il sacerdote diede ai capi centuri le lance e gli scudi che avevano appartenuto al re Davide e che erano nella casa dell'Eterno, i soldati con le armi alla mano». Presero posto all'angolo meridionale della casa fino all'angolo settentrionale della casa fra l'altare e l'edificio, in modo da proteggere il re da tutte le parti. Allora il sacerdote menò fuori il figliuolo del re e gli pose in testa il diadema e gli consegnò la legge. E proclamarono re lo unsero e battendo le mani esclamarono viva il re. or Atalia Udì il rumore dei soldati e del popolo e andò verso il popolo nella casa dell'Eterno, guardò ed ecco che il re stava in piedi sul palco secondo l'uso. I capitani e i trombettieri erano accanto al re e tutto il popolo del paese era in festa e davano alle trombe. Allora Atalia si stracciò le vesti e gridò: Congiura, congiura! Ma il sacerdote Gioiada Diede i suoi ordini ai capi centurie che comandavano l'esercito e disse loro fatela uscire di tra le file e chiunque la seguirà sia ucciso di spada, poiché il sacerdote aveva detto non sia messa a morte nella casa dell'Eterno. Così quelli le fecero largo ed ella giunse alla casa del re per la strada della porta dei cavalli e qui vi fu uccisa. Geoiada affermò tra l'Eterno il re e il popolo il patto per il quale Israele doveva essere il popolo dell'Eterno, e fermò pure il patto fra il re ed il popolo. E tutto il popolo del paese entrò nel tempio di Baal e lo demolì, fece interamente in pezzi suoi altari le sue immagini e uccise dinanzi agli altari Mattan, sacerdote di Baal. Poi il sacerdote Geoiada pose delle guardie alla casa dell'Eterno, e prese i capi centuri e le guardie del corpo, i soldati e tutto il popolo del paese e fecero scendere il re dalla casa dell'Eterno e giunsero alla casa del re per la strada della porta dei soldati. E Joas si assise sul trono del re e tutto il popolo del paese fu in festa e la città rimase tranquilla quando Atalia fu uccisa di spada nella casa del re. Joas aveva sette anni quando cominciò a regnare. Secondo libro dei re, capitolo dodicesimo. L'anno settimo di Jehu, Joas cominciò a regnare. E regnò quarant'anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Zibia di Beersheba. E Joas fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno per tutto il tempo in cui fu diretto dal sacerdote Jehoiada. Non di meno gli alti luoghi non scomparvero, il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Joas disse ai sacerdoti Tutto il denaro consacrato che sarà recato alla cassa dell'Eterno, vale a dire il denaro versato da ogni Israelita censito, il denaro che paga per il suo riscatto personale secondo la stima fatta dal sacerdote, tutto il denaro che a qualunque persona venga in cuore di portare alla casa dell'Eterno, i sacerdoti lo ricevano ognuno dalle mani dei suoi conoscenti e se ne servano per fare i restauri alla casa dovunque si troverà qualcosa da restaurare. Ma fino al ventesimo terzo anno del re Gioas i sacerdoti non avevano ancora eseguito i restauri alla casa. Allora, il re Gioas chiamò il sacerdote Geoiada e gli altri sacerdoti e disse loro perché non restaurate quel che c'è da restaurare nella casa? Da allora innanzi dunque non riceverete più denaro dalle mani dei vostri conoscenti, ma lasciatelo per restauri della casa. I sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dalle mani del popolo e a non aver più per l'incarico dei restauri della casa. Il sacerdote Geoiada prese una cassa, le fece un buco nel coperchio e la collocò presso l'altare a destra, entrando nella casa dell'Eterno. E i sacerdoti, che custodivano la soglia, vi mettevano tutto il denaro che era portato alla casa dell'Eterno. E quando vedevano che v'era molto denaro nella cassa, il segretario del re, il sommo sacerdote, salivano. A serrare le borse e a contare il denaro che si trovava nella casa dell'Eterno. Poi rimettevano il denaro così pesato nelle mani dei direttori preposti ai lavori della casa dell'Eterno, i quali ne pagavano i legnaiuoli e i costruttori che lavoravano alla casa dell'Eterno, i muratori e gli scarpellini, compravano i legnami, le pietre da tagliare occorrenti per restaurare la casa dell'Eterno e provvedevano a tutte le spese relative ai restauri della casa. Ma col denaro che era portato alla casa dell'Eterno non si fecero per la casa dell'Eterno né coppe d'argento, né smoccolatoi, né bacini, né trombe, né alcun altro utensile d'oro d'argento. Il denaro si dava a quelli che facevano l'opera ed essi lo impiegavano a restaurare la casa dell'Eterno. E non si faceva rendere conto a quelli nelle cui mani si rimetteva il denaro per pagare chi eseguiva il lavoro, perché agivano con fedeltà. Il denaro dei sacrifici di riparazione e quello dei sacrifici per il peccato non si portava alla casa dell'Eterno era per i sacerdoti. In quel tempo Asahel, re di Siria, salì a combattere contro Gath e la prese, poi si dispose a salire contro Gerusalemme. Allora Joas, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri, Josapha, Jehoram, Acazia, re di Giuda, avevano consacrate, e quelle che aveva consacrate gli stessi, e tutto loro che si trovava nei tesori della casa dell'Eterno e della casa del Re, e mandò ogni cosa ad Esahel, re di Siria, il quale si ritirò da Gerusalemme. Il rimanente delle azioni di Joas e tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. I servi di Gioa si sollevarono, fecero una congiura e lo colpirono nella casa di Millo sulla discesa di Silla. Giosacar figliolo di Shimea e Jehosabad figliolo di Shome, i suoi servi lo colpirono ed egli morì e fu sepolto coi suoi padri nella città di Davide e Amazia suo figliolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo Tredicesimo L'anno ventesimo terzo di Gioas figliolo di Acazia, re di Giuda, Gioacas, figliolo di Geu, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò diciassette anni. Egli fece ciò che male gli occhi dell'Eterno, imitò i peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebata aveva fatto peccare Israele, e non se ne ritrasse. E l'ira dell'Eterno si accese contro gli Israeliti ed egli li diede nelle mani di Hazael, re di Siria, e nelle mani di Benadat, figliuolo di Hazael, per tutto quel tempo. Ma Joachaz implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì perché vide l'oppressione sotto la quale il re di Siria teneva Israele. E l'Eterno diede un liberatore agli Israeliti, i quali riuscirono a sottrarsi al potere dei Siri. In guisa che i figliuoli di Israele poterono dimorare nelle loro tende come per là dietro, ma non si ritrassero dai peccati con i quali la casa di Geroboamo aveva fatto peccare Israele, e continuarono a camminare per quella via. Perfino l'idolo di Astarte rimase in pie a Samaria. Di tutta la sua gente, a Joachas l'Eterno non aveva lasciato che cinquanta cavalieri, dieci carri e diecimila fanti, perché il re di Siria le aveva distrutti e le aveva ridotti come la polvere che si calpesta. Il rimanente delle azioni di Joachas e tutto quello che fece tutte le sue prodezze sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Joachas si addormentò coi suoi padri e fu sepolto a Samaria, e Joachas suo figliuolo regnò in luogo suo. L'anno trentasettesimo di Gioas, re di Giuda, Gioas, figliuolo di Joachas cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò sedici anni. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo figliuolo di Nebat aveva fatto peccare Israele, ma batté anch'egli la stessa strada. Il rimanente delle azioni di Gioas e tutto quello che fece e il valore col quale combatté contro Amazia, re di Giuda, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Gioas si addormentò con i suoi padri, e Geroboamo salì sul trono di lui, e Gioas fu sepolto a Samaria con i re di Israele. Or, Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte». E Gioas, re di Israele, scese a trovarlo e pianse su lui e disse, Padre mio, padre mio, carro di Israele e la sua cavalleria. Ed Eliseo gli disse, Prendi un arco e delle frecce. E Gioas prese un arco e delle frecce ed Eliseo disse al re di Israele, Impugna l'arco. E quelli impugnò l'arco. Ed Eliseo posò le sue mani sulle mani del re, poi gli disse, Apri la finestra alle vanti. E Gioas aprì, allora Eliseo disse, tira, e quelli tirò, ed Eliseo disse, questa è una freccia di vittoria da parte dell'Eterno, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek fino a sterminarli. Poi disse, prendi le frecce. Gioas le prese, ed Eliseo disse al re di Israele, percuoti il suolo, ed egli lo percosse tre volte, indi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse Avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte. Allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non lo sconfiggerai che tre volte. Eliseo morì e fu sepolto. L'anno seguente delle bande dei Moabiti fecero una scorreria nel Paese, ed avvenne mentre i certuni stavano seppellendo un morto, che scorsero una di quelle bande e gettarono il morto nel sepolcro di Eliseo. Il morto, non appena ebbe toccate le ossa di Eliseo, resuscitò e si levò in piedi. Ora Asaël di Siria aveva oppresso gli israeliti durante tutta la vita di Joachas, ma l'Eterno fece loro grazia e ne ebbe compassione, e fu loro favorevole per l'amore del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, e non li volle distruggere. E fino ad ora non li ha rigettati dalla sua presenza. Azahel, re di Siria, morì e Benadat suo figliuolo regnò in luogo suo. E Joas, figliuolo di Joacas, ritolse di sua mano a Benadat, figliuolo di Azahel, le città che Azahel aveva preso in guerra e Joacas suo padre. Tre volte Joas lo sconfisse e recuperò così le città di Israele. SECONDO LIBRO DEL RE CAPITOLO QUATTORDICESIMO L'anno secondo di Gioas, figliolo di Gioacas, re di Israele, cominciò a regnare Amazia, figliolo di Gioas, re di Giuda. Aveva venticinque anni quando cominciò a regnare, regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Geoaddan ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, non però come Davide suo padre fece interamente come aveva fatto Gioa suo padre. Non di meno gli alti luoghi non furono soppressi il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. E non appena il potere reale fu assicurato nelle sue mani, egli fece morire quei servi suoi che avevano ucciso il re suo padre. Ma non fece morire i figliuoli degli uccisori, secondo che è scritto nel libro della legge di Mosè, dove l'Eterno ha dato questo comandamento. I padri non saranno messi a morte a cagione dei figliuoli, né i figliuoli saranno messi a morte a cagione dei padri, ma ciascuno sarà messo a morte a cagione del proprio peccato. Egli uccise diecimila idumei nella valle del sale e in questa guerra prese sela e la dette nome di Joketil, che ha conservato fino al di oggi. Allora Amazia inviò dei messi a Joas figliuolo di Joachas figliuolo di Jehu re di Israele per dirgli Vieni, mettiamoci faccia a faccia. E Joas re di Israele fece dire ad Amazia re di Giuda Lo spino del Libano mandò a dire al cedro del Libano Dalla tua figliuola per moglie al mio figliuolo. E le bestie selvagge del Libano passarono e calpestarono lo spino. Tu hai messo in rotta gli Dumei, e il tuo cuore t'ha reso orgoglioso. Godi della tua gloria e stati in a casa tua. Perché impegnarti in una disgraziata impresa che menerebbe alla rovina te e Giuda con te? Ma Amazia non gli volle dar retta. Così Gioas, re di Israele, salì contro Amazia. Ed egli e Amazia, re di Giuda, si trovarono faccia a faccia a Beth Shemesh, che apparteneva a Giuda. Giuda rimase sconfitto da Israele, e quelli di Giuda fuggirono ognuno alla sua tenda. E Gioas, re di Israele, fece prigioniero a Beth Shemesh Amazia, re di Giuda, figliuolo di Gioas, figliuolo di Acazia. Poi venne a Gerusalemme e fece una breccia di quattrocento cubiti nelle mura di Gerusalemme, alla porta di Efraim. Alla porta dell'angolo, e prese tutto l'oro e l'argento e tutti i vasi che si trovavano nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re, prese anche degli ostaggi, e se ne tornò a Samaria. Il rimanente delle azioni di Joas, il suo valore e come combatté contro Amazia, re di Giuda, sono cose scritte nel libro delle Cronache dei re di Israele. Joas si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria con i re di Israele. E Geroboamo suo figliuolo regnò in luogo suo. Amazia figliuolo di Gioas, re di Giuda, visse ancora quindici anni dopo la morte di Gioas figliuolo di Giacchès, re di Israele. Il rimanente delle azioni di Amazia si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Fu ordita contro di lui una congiura a Gerusalemme ed egli fuggì a Lachis, ma lo fecero inseguire fino a Lachis e qui vi fu messo a morte. Di là fu trasportato sopra cavalli e quindi sepolto a Gerusalemme coi suoi padri nella città di Davide. E tutto il popolo di Giuda prese Asaria che aveva allora sedici anni e lo fece re in luogo di Amazia suo padre. Egli riedificò Elat e la riconquistò a Giuda, dopo che il re si fu addormentato con i suoi padri. L'anno quindicesimo di Amazia, figliolo di Gioas, re di Giuda, Cominciò a regnare a Samaria Geroboamo, figliuolo di Gioas, re di Israele, e regnò quarant'un anni. Egli fece quello che è male agli occhi dell'Eterno. Non si ritrasse da alcuno dei peccati con i quali Geroboamo, figliuolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini Israele di Israele all'ingresso di Amat, al mare della pianura, secondo la parola che l'Eterno, il Dio di Israele, aveva pronunziata per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figliolo di Amitai, che era di Gatefer, poiché l'Eterno vide che l'afflizione di Israele era amarissima, che schiavi e liberi erano ridotti all'estremo e che non c'era più alcuno che soccorresse Israele. L'Eterno non aveva parlato ancora di cancellare il nome di Israele di sotto al cielo, quindi li salvò per mano di Geroboamo figliolo di Gioas. Il rimanente delle azioni di Geroboamo e tutto quello che fece il suo valore in guerra e come riconquistò a Israele Damasco e mat, che avevano appartenuto a Giuda, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Geroboamo si addormentò con i suoi padri, i re di Israele, e Zaccaria, suo figliuolo, regnò in luogo suo. SECONDO LIBRO DEI RE CAPITOLO quindicesimo. L'anno ventesimo di Geroboamo re di Israele cominciò a regnare Azaria figliuolo di Amazia re di Giuda. Aveva sedici anni quando cominciò a regnare e regnò cinquantadue anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gecolia, ed era di Gerusalemme. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Amazia suo padre. Non di meno gli alti luoghi non furono soppressi. Il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. E l'Eterno colpì il re che fu lebroso fino al giorno della sua morte e visse nell'infermeria. E Jotan, figliuolo del re, era a capo della casa reale e rendeva giustizia al popolo del paese. Il rimanente delle azioni di Azzaria e tutto quello che fece trovasi scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Azzaria si addormentò coi suoi padri e coi suoi padri lo seppellirono nella casa di Davide e Giotan suo figliuolo regnò in luogo suo. Il trentottesimo anno di Azzaria re di Giuda, Zaccaria figliuolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele e a Samaria e regnò sei mesi. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno come avevano fatto i suoi padri. Non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo figliolo di Nebat aveva fatto peccare Israele, e Shalom figliolo di Giabesh congiurò contro di lui e lo colpì in presenza del popolo, lo uccise e regnò in sua vece. Il rimanente delle azioni di Zaccaria trovasi scritto nel Libro delle cronache dei re di Israele. Così si avverò la parola dell'Eterno. Che era stata detta a Jehu, I tuoi figliuoli sederanno sul trono di Israele fino alla quarta generazione. E così avvenne. Shalom, figliuolo di Jabesh, cominciò a regnare l'anno trentanovesimo di Uzia, re di Giuda, e regnò un mese a Samaria. E Menahem, figliolo di Gadi, salì da Tirza e venne a Samaria. Colpì in Samaria Shalom, figliolo di Jabesh, lo uccise e regnò in luogo suo. Il rimanente delle azioni di Shalom e la congiura che gli ordì sono cose scritte nel libro delle cronache del re di Israele. Allora Menahem, partito da Tirsa, colpì tif Sa tutto quello che si trovava, e il suo territorio. La colpì perché essa non gli aveva aperte le sue porte e tutte le donne che ci si trovarono incinte le fece sparare. L'anno 39° del regno di Azaria re di Giuda Menahem, figliuolo di Gadi, cominciò a regnare sopra Israele, e regnò dieci anni a Samaria. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliuolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Ai suoi tempi, pur re d'Assiria, fece l'invasione del paese. E Menahem diede a Pul mille talenti d'argento affinché gli desse manforte per assicurarsi nelle sue mani il potere reale. E Menahem fece pagare quel denaro ad Israele a tutti quelli che erano molto ricchi per darlo al re d'Assiria. Li tassò a ragione di cinquanta sicli d'argento a testa. Così il re di Assiria se ne tornò via e non si fermò nel paese. Il rimanente delle azioni di Menahem e tutto quello che fece. Si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Menahem si addormentò con i suoi padri e Peccacia, suo figliuolo regnò in luogo suo. Il cinquantesimo anno di Azaria re di Giuda, Peccacia, figliuolo di Menahem cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò due anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. E Pecat, figliolo di Remalia, suo capitano, congirò contro di lui e lo colpì a Samaria e con lui Argob e Arrech nella torre del palazzo reale. Aveva secco cinquanta uomini di Galaad, uccise Pecacia e regnò in luogo suo. Il rimanente delle azioni di Pecacia e tutto quello che fece si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno cinquantesimo secondo di Azzaria, re di Giuda, Pecat, figliolo di Remalia, cominciò a regnare sopra Israele e Samaria e regnò vent'anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si ritrasse dai peccati con i quali Geroboamo, figliolo di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Al tempo di Pekah, re di Israele, venne Tiglat per Isar, re di Assiria, e prese Ijon, Abel, Beth Maakah, Janok, Kadesh, Azor, Galahad, la Galilea e tutto il paese di Neftali, e menò gli abitanti in cattività in Assiria. Osea, figliolo di Ela, ordì una congiura contro Pecca figliolo di Remalia, lo colpì, lo uccise e regnò in luogo suo. L'anno ventesimo del regno di Giotan, figliuolo di Uzia, il rimanente delle azioni di Pecat, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle Cronache del Re di Israele. L'anno secondo del regno di Pecat, figliuolo di Re Malia, re di Israele, cominciò a regnare Giotan, figliuolo di Uzia, re di Giuda. Aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò sedici anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gerusha, figliola di Zadok, egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno interamente come aveva fatto Zia suo padre. Non di meno gli alti luoghi non furono soppressi, il popolo continuava ad offrire sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Giotan costruì la porta superiore della casa dell'Eterno. Il rimanente delle azioni di Giotan, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. In quel tempo L'Eterno cominciò a mandare contro Giuda Re Zin re di Siria e Pecat figliuolo di Remalia. Jotan si addormentò con i suoi padri, e coi suoi padri fu sepolto nella città di Davide, suo padre, ed suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei Re, Capitolo XVI l'anno. Diciassettesimo di Peca, figliolo di Remalia, cominciò a regnare Acas, figliolo di Giotta, re di Giuda. Acas aveva vent'anni quando cominciò a regnare, e regnò sedici anni a Gerusalemme. Egli non fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno il suo Dio, come aveva fatto Davide, suo padre. Ma seguì la via dei re di Israele, e fece perfino passare il suo figliuolo per il fuoco, seguendo le abominazioni delle genti che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figliuoli di Israele. E offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi, sulle colline, sotto ogni albero verdeggiante. Allora Rezin, re di Siria, e Peca, figliuolo di Remalia, re d'Israele, salirono contro Gerusalemme per assalirla, e vi assediarono a Cas. Ma non riuscirono a vincerlo. In quel tempo Rezin, re di Siria, riconquistò Elat alla Siria, cacciò i giudei da Elat, e i siri entrarono in Elat, dove sono rimasti fino al di doggi. Acaas inviò dei messi a Tigla per Iseo, re degli Assiri, per dirgli: Io sono tuo servo e tuo figliolo. sali qua e liberami dalle mani del re di Siria e dalle mani del re di Israele, che sono sorti contro a me. E Acas prese l'argento e l'oro che si poté trovare nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa reale e li mandò in dono al re degli Assiri. Il re d'Assiria li die ascolto, salì contro Damasco, la prese, ne menò gli abitanti in cattività a Kir e fece morire mur il re Zin. E il re Acas andò a Damasco incontro Atiglat Pelisse, re di Assiria, e avendo veduto l'altare che era a Damasco, il re Akas mandò al sacerdote Uria il disegno e il modello di quell'altare e tutti i suoi particolari. E il sacerdote Uria costruì un altare esattamente secondo il modello che il re Akas le aveva mandato da Damasco. E il sacerdote Uria lo costruì prima del ritorno del re Akas da Damasco. Al suo ritorno da Damasco il re vide l'altare, vi si accostò e vi salì. E vi fece ardere sopra il suo olocausto e la sua offerta, vi versò la sua librazione, vi sparse il sangue dei suoi sacrifici di azioni di grazie. L'altare di Rame, che era dinanzi all'Eterno perché non fosse fra il nuovo altare e la casa dell'Eterno, lo pose al lato del nuovo altare verso Settentrione. E il re Akas diede quest'ordine al sacerdote Uria, fa fumare sull'altare grande olocausto al del mattino e l'oblazione della sera. L'olocausto del re e la sua oblazione, olocausti di tutto il popolo del paese e le sue oblazioni. Versavi le loro libazioni e spandivi tutto il sangue degli degliolocausti e tutto il sangue dei sacrifici, quando l'altare di rame toccherà a me a pensarvi. E il sacerdote Uria fece tutto quello che il re Akas le aveva comandato. E il re Akas spezzò anche i riquadri delle basi e ne tolse. Le conche che erano qui vi sopra trasse giù il mare di suoi buoi di rame che lo reggevano e lo posò sopra un pavimento di pietra. Mutò pure nella casa dell'Eterno Motivo del Re d'Assiria il portico del sabato che era stato edificato nella casa e l'ingresso esterno riservato al Re. Il rimanente delle azioni compiute da Akas si trova scritto nel libro delle cronache dei Re di Giuda. Akkad si addormentò coi suoi padri e coi suoi padri fu sepolto nella città di Davide ed Esachia suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei Re, capitolo diciassettesimo. L'anno dodicesimo di Akkad, re di Giuda, Osea figliuolo di Elat, cominciò a regnare sopra Israele a Samaria e regnò nove anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, non però come gli altri re di Israele che lo avevano preceduto. Shalmanaser, re d'Assiria, salì contro di lui, ed Osea gli fu assoggettato e gli pagò tributo. Ma il re d'Assiria scoprì una congiura ordita da Osea, il quale aveva inviato dei messi a So, re d'Egitto, e non pagava più il consueto annuo tributo al re d'Assiria. Perciò il re d'Assiria lo fece imprigionare e mettere in catene. Poi il re di Assiria invase tutto il paese, salì contro la Samaria e la sediò per tre anni. L'anno nono di Osea, il re d'Assiria prese Samaria e trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Halat e sullo Habor, fiume di Gosan, e nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i figliuoli di Israele avevano peccato contro l'Eterno, il loro Dio, che li aveva tratti dal paese d'Egitto, di sotto al, al potere di Faraone, re d'Egitto, ed avevano riveriti altri dei. Essi avevano imitato i costumi delle nazioni che l'Eterno aveva cacciato dinanzi a loro e quelli che i re di Israele avevano introdotti. I figlioli di Israele avevano fatto in segreto contro l'Eterno, il loro Dio, delle cose non rette, si erano costruiti degli alti luoghi in tutte le loro città, delle torri, dei guardiani alle città fortificate, avevano eretto colonne ed idoli sopra ogni colle elevato e sotto ogni albero verdeggiante, e quivi su tutti gli altri luoghi avevano offerto profumi come le nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi a loro. Avevano commesso azioni malvagie, provocando a dire all'Eterno, e avevano servito gli idoli, mentre l'Eterno aveva loro detto: Non fate una tal cosa. Eppure l'Eterno aveva avvertito Israele e Giuda per mezzo di tutti i profeti e di tutti i veggenti, dicendo: Convertitevi dalle vostre vie malvagie e osservate i miei comandamenti e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che ho prescrissi ai vostri padri e che ho mandato a voi per mezzo dei miei servi profeti. Ma essi non vollero dagli ascolto e indurarono la loro cervice come avevano fatto i loro padri, i quali non ebbero fede nell'Eterno, nel loro Dio. E ricettarono le sue leggi e il patto che egli aveva fermato con i suoi padri, e degli avvertimenti che aveva loro dato, e andarono indietro a cose vane, diventando vani anch'essi, e andarono dietro alle nazioni circonvicine che l'Eterno aveva loro proibito di imitare. E abbandonarono tutti i comandamenti dell'Eterno del loro Dio, e si fecero due vitelli di getto, si fabbricarono degli idoli da starte, adorarono tutto l'esercito del cielo, servirono Baal, fecero passare per il fuoco i loro figlioli e le loro figliuole, si applicarono alla divinazione e agli incantesimi, e si dettero a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Perciò l'Eterno si adirò fortemente contro Israele, e lo allontanò dalla sua presenza, non rimase altro che la sola tribù di Giuda. E neppur Giuda osservò i comandamenti dell'Eterno del suo Dio, ma seguì i costumi stabiliti da Israele. E l'Eterno rigettò tutta la stirpe di Israele, la umiliò, e la abbandonò in balia dei predoni affinché la cacciò dalla sua presenza. Poiché quando egli ebbe strappato Israele dalla casa di Davide e quelli ebbero proclamato re Geroboamo figliolo di Nebar, Geroboamo distolse Israele dal seguire l'Eterno e gli fece commettere un gran peccato. E i figlioli di Israele si abbandonarono a tutti i peccati che Geroboamo aveva commessi e non se ne ritrassero fino a tanto che l'Eterno mandò via Israele dalla sua presenza come l'aveva predetto per bocca di tutti i profeti i suoi servi, e Israele fu trasportato dal suo paese in Assiria dove è rimasto fino al di doggi E il re d'Assiria fece venire genti da Babilonia, da Cuta, da Avva, da Amat, da Sefar Vain, e stabilì nelle città della Samaria in luogo dei figlioli di Israele e quelli presero possesso della Samaria e dimorarono nelle sue città. E quando cominciarono a dimorarvi, non temevano l'Eterno e l'Eterno mandò contro di loro dei leoni che facevano strage fra loro. Fu quindi detto al re d'Assiria, le genti che tu hai trasportate e stabilite nelle città della Samaria non conoscono il modo di servire il dio del paese, perciò questi ha mandato contro di loro dei leoni che ne fanno strage perché esse non conoscono il modo di servire il dio del paese. Allora il re d'Assiria dette quest'ordine: fate tornare colà uno dei sacerdoti che avete di là trasportati, che gli vada a stabilirsi quivi e insegni loro il modo di servire l'Iddio del paese. Così uno dei sacerdoti che erano stati trasportati dalla Samaria venne a stabilirsi a Beto e insegnò loro come dovevano temere l'Eterno. Non di meno, Ognuna di queste gente si fece i propri dei nelle città dove dimorava e li mise nelle case e negli altri luoghi che i samaritani avevano costruito. Quei di Babilonia fecero Sukkot Benot, quelli di Kut fecero Nergal, quelli di Avamat fecero Ashima e quelli di Ava fecero Nibaz e Tartak. E quelli di Servavain bruciarono i loro figlioli in onore di Adramelech e di... Aramelech, dei di Sefarvain, e temevano anche l'Eterno e si fecero dei sacerdoti degli alti luoghi che essi prendevano di fra di loro e che offrivano per essi dei sacrifici nelle case degli alti luoghi. Così temevano l'Eterno e servivano al tempo stesso ai loro dei secondo il costume delle genti di fra le quali erano stati trasportati in Samaria. Anche oggi continuano Nell'antico costume non temono l'Eterno e non si conformano né alle loro leggi e ai loro precetti né alla legge e ai comandamenti che l'Eterno prescrisse ai figliuoli di Giacobbe, da lui chiamato Israele, coi quali l'Eterno aveva fermato un patto quando loro avessero osservato quest'ordine. Non temete altri dèi, non vi prostrate dinanzi a loro, non li servite, né offrite loro sacrifici, ma temete l'Eterno che vi fe salire dal paese d'Egitto per la sua gran potenza e col suo braccio disteso dinanzi a Lui, prostratevi e a Lui offrite sacrifici. E abbiate cura di mettere sempre in pratica i precetti, le regole, la legge e i comandamenti che gli scrisse per voi. E non temete altri dei. Non dimenticate il patto che io formai con voi. E non temete altri dèi. Ma temete l'Eterno, il vostro Dio, che gli vi libererà dalle mani di tutti i vostri nemici. Ma quelli non obbedirono e continuarono invece a seguire l'anticoloro costume. Così quelle genti temevano l'Eterno e al tempo stesso servivano i loro idoli, i loro figliuoli e i figlioli dei loro figliuoli hanno continuato fino al d'oggi a fare quello che avevano fatto i loro padri. Secondo libro dei re, capitolo diciottesimo Or l'anno terzo di Osea, figliuolo d'Ela, re di Israele, cominciò a regnare Ezechia, figliuolo di Acaz re di Giuda. Aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò ventinove anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abi, figliola di Zaccaria. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, interamente come aveva fatto Davide suo padre. Soppresse gli alti luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'astarte e fece a pezzi il serpente di rame che Mosè aveva fatto perché i figliuoli di Israele gli avevano fino a quel tempo offerto profumi e lo chiamò neushatam. Egli ripose la sua fiducia nell'Eterno, nell'Iddio d'Israele, e fra tutti i re di Giuda che vennero dopo di lui o che lo precedettero, non ve ne fu alcuno simile a lui. Si tenne unito all'Eterno, non cessò di seguirlo e osservò i comandamenti che l'Eterno aveva dati a Mosè. E l'Eterno fu con Ezechia che riusciva in tutte le sue imprese. Si ribellò al re da Siria e non gli fu più soggetto, sconfisse i filistei fino a Gaza e ne devastò il territorio dalle torri dei guardiani alle città fortificate. Il quarto anno del re Ezechia, che era il settimo anno di Osea figliuolo Della, re di Israele, re di Assiria, salì contro Samaria e la sediò. In capo a tre anni la prese. Il sesto anno di Ezechia, che era il nono di Osea, re di Israele, Samaria fu presa. E il re d'Assidia trasportò gli israeliti in Assiria e li collocò in Allah e sullo arbor fiume di Gosan e nelle città dei Medi, perché non avevano ubbidito alla voce dell'Eterno dell'Idio loro ed avevano trasgredito il suo patto, cioè tutto quello che Mosè, servo dell'Eterno, aveva comandato. Essi non l'avevano né ascoltato né messo in pratica. Ora, il quattordicesimo anno del re Ezechia... Sanacherib, re d'Assiria, salì contro tutte le città fortificate di Giuda e le prese. Ed Ezechia, re di Giuda, mandò a dire al re d'Assiria, Alachis, «Ho mancato. Ritirati da me, ed io mi sottometterò a tutto quello che mi imporrai». E il re d'Assiria impose a Ezechia, re di Giuda, trecento talenti d'argento e trenta talenti d'oro». E Ezechia diede tutto l'argento che si trovava nella casa dell'Eterno e nei tesori della casa del re. E fu allora che Ezechia, re di Giuda, staccò dalle porte del Tempio dell'Eterno e dagli stipiti le lame d'oro di cui egli stesso le aveva ricoperti, e le diede al re d'Assiria. E il re Siria mandò ad Ezechia dall'Archis a Gerusalemme Tartan, Rapsaris e Rashkake, con un grande esercito. Essi salirono e giunsero a Gerusalemme e come furono giunti vennero a fermarsi presso l'acquedotto dello stagno superiore che è sulla strada del campo del lavator di panni. Chiamarono il re ed Eliakim, figliolo di Ilchia, prefetto del palazzo, si ricorda loro con Shebna il segretario e Joa, figliuolo da Saf l'archivista. E che disse loro andate a dire ad Ezechia, così parla il gran re, il re da Siria. Che fiducia e cotesta che tu hai! Tu dici che consiglio e forza per far la guerra non son che parole vane, ma in chi metti la tua fiducia per ardire di ribellarti a me? Ecco, tu t'appoggi sull'Egitto, su questo sostegno di canna rotta che penetra nella mano di chi vi s'appoggia e gliela fora. Tale farà onere d'Egitto per tutti quelli che confidano in lui. Forse mi dite, noi confidiamo nell'Eterno nel nostro Dio. Ma non è egli quello stesso di cui Ezechia ha soppresso gli alti luoghi e gli altari, dicendo a al Giuda e a Gerusalemme: Voi adorerete soltanto dinanzi a questo altare a Gerusalemme? Or dunque fa una scommessa col mio signore, il re d'Assiria. Io ti darò duemila cavalli se tu puoi fornire altrettanti cavalieri da montarli. Come potresti tu. Far voltare le spalle a un solo capitano fra gli infimi servi del mio Signore, e confidi nell'Egitto a motivo dei suoi carri e dei suoi cavalieri. E adesso sono io forse salito senza il volere dell'Eterno contro questo luogo per distruggerlo? L'Eterno mi ha detto sali contro questo Paese e distruggilo. Allora Eliachin, figliolo di Elchia, Shebna e Gioa dissero a Rashacch: ti prego. Parla ai tuoi servi in aramico, poiché noi lo intendiamo, e non ci parlare in lingua giudaica, guisa che la gente che sta sulle mura oda. Ma Rapsha che rispose loro, forse che il mio Signore mi ha mandato a dire queste cose al tuo Signore e a te? Non ma egli mandato a dirle a quegli uomini che sono seduti sulle mura e saranno quanto prima ridotti a mangiare il loro sterco e a bere la loro urina come voi? Allora Rabsha, che stando in piedi, gridò ad alta voce e disse in lingua giudaica, udite la parola del gran re del re da Siria. Così parla il re. Non vi inganni Ezechia, poiché egli non potrà liberarvi dalle mie mani, né vi induca Ezechia a confidarvi nell'Eterno, dicendo l'Eterno ci libererà certamente, e questa città non sarà data nelle mani del re da Siria. Non date ascolto ad Ezechia, perché... Così dice il re da Siria: Fate pace con me e arrendetevi a me e ognuno di voi mangerà del frutto della sua vigna e del suo fico e berrà dell'acqua della sua cisterna, finché io venga e vi meni in un paese simile al vostro, paese di grano e di vino, paese di pane e di vigne, paese d'ulivi, di olio di miele e voi vivrete e non morrete. Non date dunque ascolto ad Ezechia quando cerca d'ingannarvi dicendo: L'Eterno ci libererà. Ha qualcuno degli dèi delle gente liberato il proprio paese dalle mani del re da Siria? E dove sono gli dèi di Amat e di Arpad? Dove sono gli dèi di Sepharvaim, di Ena e di Vea? Hanno essi liberato Samaria dalla mia mano? Quali sono fra tutti gli dèi di quei paesi quelli che abbiano liberato il paese loro dalla mia mano? L'Eterno avrebbe egli a liberare dalla mia mano Gerusalemme? E il popolo si tacque e non gli rispose nulla, poiché il re aveva dato quest'ordine non gli rispondete. Allora Eliakim figliuolo di Echia, prefetto del palazzo, Shebna il segretario e Giò figliuolo di Asaf, l'archivista, vennero da Ezechia con le vesti stracciati, e gli riferirono le parole di Rabshachè. Secondo libro dei re, capitolo 19. Quando il re Ezechia ebbe udite queste cose, si stracciò le vesti, si coprì d'un sacco ed entrò nella casa dell'Eterno e mandò Eliachin prefetto del palazzo, Shebna il segretario, e i più vecchi tra i sacerdoti coperti di sacchi dal profeta Isaia, figliolo di Amoz, e si gli dissero Così parla Ezechia questo è giorno d'angoscia, di castigo ed opprobrio perché figliuoli stanno per uscire dal seno materno, ma la forza manca per partorirli. Forse l'Eterno, il tuo Dio, ha udite tutte le parole di Rabshakeh, che il re d'Assiria, suo Signore, ha mandato ad oltraggiare l'Iddio vivente, e forse l'Eterno, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgili dunque una preghiera a pro del resto del popolo che sussiste ancora». I servi del re d'Ezechia si recarono dunque da Isaia e Isaia disse loro: Ecco quel che direte al vostro signore. Così dice l'Eterno: Non ti spaventare per le parole che hai udite, con le quali i servi del re d'Assiria m'hanno oltraggiato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che all'udire una certa notizia, egli tornerà al suo paese ed io lo farò cadere di spada nel suo paese. Rabshakeh tornò al re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna poiché egli aveva saputo che il suo signore era partito da Ora, Sanacherib ricevette notizie di Tirhaka, re d'Etiopia, che dicevano, ecco, egli si è mosso per darti battaglia, perciò inviò di de nuovo dei messi ad Ezechia dicendo loro, direte così ad Ezechia, re di Giuda. Il tuo Dio nel quale tu confidi, non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle mani del re da Siria. Ecco, tu hai udito quello che i re da Siria hanno fatto in tutti i paesi e come le hanno distrutti, e tu scamperesti? Gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dei di Gosam, di Haram, di Recep, i figlioli di Eden che erano a Telesar, Valsero ad essi a liberarle? Dov'è il re di Amat, il re di Arap, il re delle città di Serfavein, di Hena e di Ivva? Ezechia ricevette la lettera per le mani dei messi, la lesse, poi salì alla casa dell'Eterno e la spiegò davanti all'Eterno, e davanti all'Eterno pregò questa preghiera: O Eterno, il Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu, tu solo sei l'Iddio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto i cieli e la terra. O Eterno, porgi l'orecchio tuo, e ascolta, o Eterno, apri gli occhi tuoi e guarda. Ascolta le parole di Senacherib, che ha mandato quest'uomo per insultare l'Iddio vivente. È vero, o Eterno, i re d'Assiria hanno desolato le nazioni e i loro paesi, e hanno gettato nel fuoco i loro dèi, perché quelli non erano dei, erano opere delle mani degli uomini, erano legno e pietra, ed essi li hanno distrutti. Ma ora, o oh Eterno, o oh Dio nostro, salvaci, te ne supplico dalle mani di costui, affinché tutti i regni della terra conoscono che tu solo, o oh Eterno, sei Dio. Allora Isaia, figliuolo di Amoz, mandò a dire ad Ezechia Così parla l'Eterno l'Iddio d'Israele: Ho udito la preghiera che mi è rivolta riguardo a Sana cheribre da Siria. Questa è la parola che l'Eterno ha pronunciata contro di lui: La vergine figliola di Sion ti sprezza, si fa beffe di te. La figliola di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te. Chi hai tu insultato ed oltraggiato? Contro chi hai tu alzata la voce e elevato in alto gli occhi tuoi? contro il Santo d'Israele. Per bocca dei tuoi messi tu hai insultato il Signore, e hai detto, con la moltitudine dei miei carri io son salito in vetta alle montagne, son penetrato nei recessi del Libano, io abbatterò i suoi cedri più alti, i suoi cipressi più belli, e arriverò al suo più remoto ricovero, alla sua più magnifica foresta. Io ho scavato e ho bevuto delle acque straniere», con la pianta dei miei piedi prosciugherò tutti i fiumi d'Egitto. Non hai udito? Da lungo tempo ho preparato questo, dai tempi antichi ne ho formato il disegno ed ora ho fatto sì che si compia, che tu riduca città forti in monti di rovine. I loro abitanti privi di forza sono spaventati e confusi, sono come l'erba dei campi, come il verde tenero dei prati, come l'erbetta che nasce sui tetti, come grano riarso prima che formi la spriga. Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me. E per cotesto tuo infuriare contro di me, e poiché la tua arroganza è giunta alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello nelle narici, il mio morso in bocca, e ti rimenerò indietro per la via che hai fatta venendo. E questo, Ezechia, ti servirà da segno: quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto. Il secondo anno quello che crescerà da sé, ma il terzo anno seminerete, mieterete, pianterete vigne e ne mangerete il frutto. E ciò che resterà della casa di Giuda e scamperà continuerà a mettere radici all'ingiù e a portare il frutto in alto, poiché da Gerusalemme uscirà un residuo e dal monte di Sion uscirà quel che sarà scampato. Questo farà lo zelo ardente dell'Eterno degli eserciti. Perciò, Così parla l'Eterno riguardo al re da Siria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia, non le si farà innanzi con scudi e non eleverà trincee contro ad essa. Egli se ne tornerà per la via onde è venuto e non entrerà in questa città, dice l'Eterno. Io proteggerò questa città al fin di salvarla per amore di me stesso e per amore di Davide mio servo. E quella stessa notte avvenne che l'angelo dell'Eterno uscì e colpì nel campo degli assiri centocinquantamila uomini, e quando la gente si levò la mattina, ecco, erano tutti cadaveri. Allora Sannacheribre d'Assiria levò il campo e partì e se ne ritornò a Ninive, dove rimase, e avvenne che mentre stava adorando nella casa del suo dio Nisroch i suoi figlioli, Adramelech, Ser e Zer lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. Esar al suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei Re, capitolo XX. In quel tempo Ezechia fu malato a morte e il profeta Isaia, figliuolo di Amoz, si recò da lui e gli disse: Così parla l'Eterno: Metti ordine alle cose della tua casa. Perché tu sei un uomo morto, non vivrai. Allora Ezechia volse la faccia verso il muro e fece una preghiera all'Eterno dicendo, O Eterno, te ne supplico, ricordati come io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con integrità di cuore e come ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi. Ed Ezechia dette in un gran pianto, Isaia non era ancora giunto nel centro della città quando la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini. Torna indietro e dia ad Ezechia, principe del mio popolo. Così parla l'Eterno, il di Davide, tuo padre. Ho udita la tua preghiera, ho vedute le tue lacrime. Ecco, io ti guarisco. Fra tre giorni salirai alla casa dell'Eterno. Aggiungerò alla tua vita quindici anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città per amore di me stesso e per amore di Davide, mio servo. Ed Isaia disse: Prendete un impiastro di fichi secchi. Lo presero e lo misero sull'ulcera, e il re guarì. Or Ezechia aveva detto ad Isaia: A che segno riconoscerò io che l'Eterno mi guarirà e che fra tre giorni salirò alla casa dell'Eterno? Ed Isaia gli aveva risposto: Eccoti da parte dell'Eterno il segno, del quale tu riconoscerai che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata. Vuoi tu che l'ombra s'allunghi per dieci gradini, ovvero retroceda di dieci gradini? Ed Elsacchia rispose: È cosa facile che l'ombra s'allunghi per dieci gradini. No, l'ombra retroceda piuttosto di dieci gradini e il profeta Isaia invocò l'Eterno il quale fece retrocedere l'ombra di dieci gradini sui gradini da casa sui quali era discesa. In quel tempo, Berodac Baladan, figliuolo di Baladan, re di Babilonia, mandò una lettera e un dono ad Ezechia, giacché aveva sentito che Ezechia era stato infermo. Ezechia dette udienza agli ambasciatori e mostrò loro la casa dove erano tutte le sue cose preziose, l'argento, l'oro, gli aromi, gli oli finissimi, il suo arsenale, tutto quello che si trovava nei suoi tesori. Non vi fu cosa nella sua casa e tutti i su suoi domini che Ezechia non mostrasse loro. Allora il profeta Isaia si recò dal re Ezechia e gli disse: Che hanno detto quegli uomini e donde sono venuti a te? Ezechia rispose: Sono venuti da un paese lontano, da Babilonia. Isaia disse: Che hanno veduto in casa tua? Ed Ezechia rispose, hanno veduto tutto quello che è in casa mia, non v'è cosa nei miei tesori che non abbia mostrato a loro. Allora Isaia disse ad Ezechia, ascolta la parola dell'Eterno. Ecco, i giorni stanno per venire quando tutto quello che è in casa tua e tutto quello che i tuoi padri hanno accumulato fino al dì d'oggi sarà trasportato a Babilonia e nulla ne rimarrà, dice l'Eterno, ed i tuoi figlioli che saranno usciti da te che tu avrai generati, ne saranno presi per farne degli enucchi nel palazzo del Re di Babilonia. Ed Ezechia rispose ad Isaia: La parola dell'Eterno che tu hai pronunziata è buona. E aggiunse: Sì, se almeno vi sarà pace e sicurtà durante i miei giorni. Il rimanente delle azioni di Ezechia e tutte le sue prodezze, e come egli fece il serbatoio, e l'acquedotto e condusse le acque nella città. Sono cose scritte nel libro della cronaca dei re di Giuda. Ezechias addormentò con i suoi padri e Menasse suo figliuolo regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo ventunesimo Menasse aveva dodici anni quando incominciò a regnare e regnò cinquantacinque anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Efziba. Ed egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, seguendo le abominazioni delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele. Egli riedificò gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva distrutti, eresse altari a Baal, fece un idolo ad Astarte, come aveva fatto a Cabre di Israele, e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. E eresse pure degli altari ad altri dei nella casa dell'Eterno riguardo alla quale l'Eterno aveva detto In Gerusalemme io porrò il mio nome. E resi altari a tutto l'esercito del Cielo nei due cortili della casa dell'Eterno, fece passare per il fuoco il suo figliuolo, si dette alla magia e agli incantesimi, e istituì di quelli che evocavano gli Spiriti e predicavano l'avvenire, e s'abbandonò interamente a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, provocandolo ad ira. Mise l'idolo d'astarti che aveva fatto nella casa riguardo alla quale l'Eterno aveva detto a Davide e a Salomone, suo figliolo, in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome in perpetuo, e non permetterò più che il piede di Israele vada errando fuori del paese, che io detti ai suoi padri, perché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che io ho loro comandato e tutta la legge che il mio servo Mosè ha loro prescritta. Ma essi non obbedirono, e Menasse li indusse a far peggio delle nazioni che l'Eterno aveva distrutte dinanzi ai figlioli di Israele. E l'Eterno parlò per mezzo dei suoi servi profeti in questi termini: Giàché Menasse, re di Giuda, ha commesso queste abominazioni e ha fatto peggio di quel che fecero mai gli Amorei prima di lui, e mediante i suoi idoli ha fatto peccare anche Giuda, così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele. Ecco. Io faccio venire su Gerusalemme e su Giuda tali sciagure, che chiunque ne udrà parlare ne avrà intronate le orecchie. E stenderò su Gerusalemme la cordella di Samaria e il livello della casa di Acab, e ripulirò Gerusalemme come si ripulisce un piatto che dopo ripulito si volta sottosopra, e abbandonerò quelli che restano nella mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici. E diverranno prede e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male agli occhi miei, e m'hanno provocato a Ira dal giorno che i loro padri uscirono dall'Egitto fino al di d'oggi. Menasse sparse inoltre moltissimo sangue innocente, tanto da empirne Gerusalemme da un capo all'altro senza contare i peccati che fece commettere Giuda facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Il rimanente delle azioni di Menasse e tutto quello che fece, i peccati che commise, si trova scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. Menasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nel giardino della sua casa, nel giardino di Uzza, e Amon, suo figliuolo regnò in luogo suo. Amon aveva ventidue anni quando cominciò a regnare e regnò due anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Meshulamet, figliola di Aruts di Jobta. Egli fece ciò che male gli occhi dell'Eterno come aveva fatto menasse suo padre, e seguì in tutto la via battuta dal Padre suo, servì agli idoli i quali aveva servito suo padre e li adorò. Abbandonò l'Eterno l'Idio dei suoi padri, e non camminò per la via dell'Eterno. O i servi di Amon ordirono una congiura contro di lui e uccisero il re in casa sua. Ma il popolo del paese mise a morte tutti quelli che avevano congiurato contro il re Amon e fece re in sua vece Giosia suo figliuolo. Il rimanente delle azioni compiute da Amon si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Egli fu sepolto nel suo sepolcro nel giardino di Uzza, Giosia, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Secondo libro dei re, capitolo ventiduesimo Giosia aveva otto anni quando incominciò a regnare e regnò trent'un anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Gedida, figliuola di Adaia di Bozcat. Egli fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno e camminò in tutto e per tutto per la via di Davide suo padre senza scostarsene né a destra né a sinistra. Or l'anno diciottesimo del re Giosia, il re mandò nella casa dell'Eterno Shafan il segretario, figliolo di Azalia, figliolo di Meshulam, e gli disse «Sali da Ilchia, il sommo sacerdote, e digli che metta assieme il denaro che è stato portato nella casa dell'Eterno e che i custodi della soglia hanno raccolto dalle mani del popolo» che lo si consegni ai direttori preposti ai lavori della Casa dell'Eterno e che questi lo diano agli operai addetti alle riparazioni della Casa dell'Eterno ai legnaiuoli, ai costruttori, ai muratori e se ne servano per comprare del legname e delle pietre da tagliare per le riparazioni della casa. Ma non si farà render conto a quelli in mano ai quali sarà rimesso il denaro perché agiscono con fedeltà. Allora il sommo sacerdote, il Chia, disse a Shafan, il segretario, Ho trovato nella casa dell'Eterno il libro della legge. E il Chia diede il libro a Shafan che lo lesse. E Shafan, il segretario, andò a riferirla la cosa al re e gli disse, I tuoi servi hanno versato il denaro che si è trovato nella casa, e l'hanno consegnato a quelli che sono preposti ai lavori della casa dell'Eterno. E Shafan, il segretario, disse ancora al re, il sacerdote Elkia mi ha dato un libro, e Shafan lo lesse alla presenza del re. Quando il re ebbe udite le parole del libro della legge, si stracciò le vesti. Poi diede quest'ordine al sacerdote Elkia ed a Ahiakam, figliolo di Shafan, e Akbor, figliolo di Micaea, e Shafan, il segretario, e ad Assia, servo del re: Andate e consultate l'Eterno per me per il popolo e per tutto Giuda riguardo alle parole di questo libro che è stato trovato, giacché grande è l'ira dell'Eterno che si è accesa contro di noi, perché i nostri padri non hanno obbedito alle parole di questo libro, e non hanno messo in pratica tutto quello che è in esso prescritto. Il sacerdote Haikam, Akbor, e il Chia, Akbor, Shafan e Assia, andarono dalla profetessa Hulda, moglie di Shalum, Guardaroba, figliuolo di Tikva, figliuolo di Ahas, essa dimorava a Gerusalemme nel secondo quartiere. E quando ebbero parlato con lei, ella disse loro: Così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: Diti all'uomo che vi ha mandati da me. Così dice l'Eterno: Ecco, io farò venire delle sciagure su questo luogo e sopra i suoi abitanti, conformemente a tutte le parole del libro che il re di Giuda ha letto. Essi m'hanno abbandonato, ed hanno offerto profumi ad altri dèi per provocarmi ad ira con tutte le opere delle loro mani, perciò la mia ira si è accesa contro questo luogo, e non si estinguerà. Quanto al re di Giuda, che va mandato a consultare l'Eterno, gli direte questo. Così dice l'Eterno, lo Dio di Israele, riguardo alle parole che tu hai udite, «Già che il tuo cuore è stato toccato». «Già che ti sei umiliato dinanzi all'Eterno, udendo ciò che io ho detto contro questo luogo e contro i suoi abitanti, che saranno, cioè, abbandonate alla desolazione e alla maledizione, già che ti sei stracciate le vesti e hai pianto dinanzi a me, anch'io t'ho ascoltato, dice l'Eterno. Perciò, ecco, io ti riunirò coi tuoi padri, e ti ne andrai in pace nel tuo sepolcro». E gli occhi tuoi non vedranno tutte le sciagure che io farò piombare su questo luogo. E quelli riferirono al re la risposta. Secondo libro dei Re, capitolo ventitreesimo. Allora il re mandò a far adunare presso di sé tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. E il re salì alla casa dell'Eterno con tutti gli abitanti di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, piccoli e grandi, e lesse in loro presenza tutte le parole del libro del patto che era stato trovato nella casa dell'Eterno. Il Re, stando in piedi sul palco, stabilì un patto dinanzi all'Eterno, impegnandosi di seguire l'Eterno ed osservare i suoi comandamenti, i suoi precetti e le sue leggi, con tutto il cuore e con tutta l'anima, per mettere in pratica le parole di questo patto scritte in quel libro. E tutto il popolo acconsentì al patto. E il re ordinò al sommo sacerdote di Chia e ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della soglia, di trar fuori dal tempio dell'Eterno tutti gli arredi che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutto l'esercito celeste. E li arse fuori di Gerusalemme nei campi di Chidron e ne portò le ceneri a Beto. E destituì i sacerdoti idolatri che il re di Giuda avevano istituito per offrire profumi negli alti luoghi delle città di Giuda e nei dintorni di Gerusalemme, e quelli pure che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Trasse fuori dalla casa dell'Eterno l'idolo d'Astarte starte che trasportò fuori di Gerusalemme verso il torrente di Chidron, l'arse presso il torrente di Chidron lo ridusse in cenere e ne gettò la cenere sui sepolcri della gente del popolo. Demolì le case di quelli che si prostituivano, le quali si trovavano nella casa dell'Eterno e dove le donne tessevano delle tende per astarte. Fece venire tutti i sacerdoti delle città di Giuda Contaminò gli alti luoghi, dove i sacerdoti avevano offerto profumi da Geba a Bershiba, e abbatté gli alti luoghi delle porte, quello che era l'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, e quello che era a sinistra della porta della città. Or quei sacerdoti degli alti luoghi non salivano a sacrificare sull'altare dell'Eterno a Gerusalemme, mangiavano però pane al zimo in mezzo ai loro fratelli. Contaminò Tofet, nella valle dei figlioli di Inom affinché nessuno facesse più passare per il fuoco il suo figliolo o la sua figliola in onore di Molech. Non permise più che i cavalli consacrati al sole dai re di Giuda entrassero nella casa dell'Eterno nell'abitazione dell'enuco Melech, che era nel recinto del tempio, e diede alle fiamme i carri del sole. Il re demolì gli altari che erano sulla terrazza della camera superiore di Acas, e che i re di Giuda avevano fatti, e gli altari che aveva fatti menasse nei due cortili della casa dell'Eterno. E dopo averli fatti a pezzi e tolti di là, ne gettò la polvere nel torrente Chidrom. Il re contaminò gli alti luoghi che erano di rimpetto a Gerusalemme, a destra del monte della perdizione, e che Salomone, re di Israele, aveva eretti in onore di Astarte l'abominazione dei Sidoni, di Chemosh, l'abominazione di Moab, di Milcom, l'abominazione dei figlioli di Amon, e spezzò le statue, abbatté gli idoli d'Astarte e riempì quei luoghi d'ossa umane. Abbatté pure l'altare che era a Beto e l'altro luogo fatto di Geroboamo, figliolo di Nebat, il quale aveva fatto peccare Israele, arse tutto il luogo e lo ridusse in polvere ed arse l'idolo da starte. Or Giosia, voltandosi, scorse i sepolcri che erano qui sul monte, e mandò a trarre le ossa fuori da quei sepolcri, e le asse sull'altare contaminandolo secondo la parola dell'Eterno pronunziata dall'uomo di Dio, che aveva annunziate queste cose. Poi disse, «Che monumento è quello che io vedo là?» E la gente della città gli rispose, «È il sepolcro dell'uomo di Dio» che è venuto da Giuda e che proclamò contro l'altare di Beto queste cose che tu hai fatte. Egli disse, Lasciatelo stare, nessuno muova le sue ossa. Così le sue ossa furono conservate con le ossa del profeta che era venuto da Samaria. Giosia fece anche sparire tutte le case degli alti luoghi che erano nella città di Samaria e che i re di Israele avevano fatte per provocare a dire all'Eterno, e fece di essi esattamente quel che aveva fatto di quei di Betel, Immolò sugli altari tutti i sacerdoti degli altri luoghi che erano colà e su quegli altari bruciò ossa umane. Poi tornò a Gerusalemme. Il Re diede a tutto il popolo quest'ordine. Fate la Pasqua in onore dell'Eterno del vostro Dio secondo che sta scritto in questo libro del patto. Poiché Pasqua simile non era stata fatta dal tempo dei giudici che avevano governato Israele e per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda, ma nel diciottesimo anno del re Giosia cotesta Pasqua fu fatta in onore all'Eterno a Gerusalemme. Giosia fe pure sparire quelli che evocavano gli spiriti e quelli che predicevano l'avvenire, le divinità familiari, gli idoli e tutte le abominazioni che vedevano. Nel paese di Giuda e a Gerusalemme, al fin di mettere in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Elchia aveva trovato nella casa dell'Eterno. E prima di Giosia non c'è stato re che come lui si sia convertito all'Eterno con tutto il suo cuore, con tutta l'anima sua e con tutta la sua forza, seguendo in tutto la legge di Mosè. E dopo di lui non è sorto alcun simile. Tuttavia l'Eterno non disistette dall'ardore della grande ira, ond'era infiammato contro Giuda a motivo di tutti gli oltraggi, con i quali Menasio lo aveva provocato ad ira. E l'Eterno disse, «Anche Giuda io torrò dinanzi al mio cospetto, come ho tolto Israele, e rigetterò Gerusalemme, la città che m'ero scelta, e la casa della quale avevo detto, là sarà il mio nome». Il rimanente delle azioni di Giosia, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle Cronache dei re di Giuda. Al tempo suo, Faraone Neco re d'Egitto salì contro il re d'Assiria verso il fiume Eufrate. Il re Giosia gli marciò contro, e Faraone al primo incontro l'uccise a Megiddo. I suoi servi lo menarono via morto sopra un carro e lo trasportarono da Megiddo a Gerusalemme, dove lo seppellirono nel suo sepolcro. E il popolo del paese prese Iocas, figliolo di Giosia, lo unse e lo fece re in luogo di suo padre. Iocas aveva ventitré anni quando cominciò a regnare e regnò tre mesi a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Emutal, figliola di Geremia di Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto i suoi padri. Faraone Neco lo mise in catene a Ribla nel paese di Amat perché non regnasse più a Gerusalemme e impose al paese un'identità di cento talenti d'argento e di un talento d'oro. E Faraone Neco fece l'Iaqim figliolo di Giosia in luogo di Giosia suo padre e gli mutò il nome in quello di Gioiaqim e preso Gioiaqet lo menò in Egitto dove morì. Gioiachin diede a Faraone l'argento e l'oro, ma per pagare quel denaro secondo l'ordine di Faraone, tassò il paese e imponendo a ciascuno una certa tassa, cavò dal popolo del paese l'argento e l'oro da dare a Faraone Neco. Gioiachin aveva venticinque anni quando cominciò a regnare e regnò undici anni a Gerusalemme. Il nome di sua madre era Zebudda, figliuola di Pedaia da Ruma. Egli fece ciò che male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come avevano fatto i suoi padri. Secondo Libro dei Re, capitolo ventiquattresimo Al suo tempo venne Nabucodonosor re di Babilonia e Gioiachim gli fu assoggettato per tre anni, poi tornò a ribellarsi. E l'Eterno mandò contro Gioiachim schiere di Caldei e di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti, le mandò contro Giuda per distruggerlo secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per mezzo dei profeti i suoi servi. Questo avvenne solo per ordine dell'Eterno, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza a motivo di tutti i peccati che Menasse aveva commessi e a motivo pure del sangue innocente che gli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo l'Eterno non volle perdonare. Il rimanente delle azioni di Joachim, tutto quello che fece, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. E Joachim si addormentò con i suoi padri e Joachim, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Ora, il re d'Egitto non uscì più dal suo paese perché il re di Babilonia aveva preso tutto quello che era stato del re d'Egitto dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate. Gioia King aveva 18 anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme tre mesi. Sua madre si chiamava Netusha, figliuolo di Ernatan di Gerusalemme. Egli Fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto suo padre. In quei tempi i servi di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città fu cinta d'assedio. E Nebuchadnezzar, re di Babilonia, giunse davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando. Allora, Joiachin, re di Giuda, si recò al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi e i suoi eunuchi e il re di Babilonia lo fece prigioniero l'ottavo anno del suo regno. E come l'Eterno aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa dell'Eterno, i tesori della casa del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatti per il Tempio dell'Eterno. E menò in cattività tutta Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli uomini valorosi, il numero di diecimila prigioni, e tutti i legnaiuoli, i fabbri, e non vi rimase che la parte più povera della popolazione del paese. E deportò Gioiachin a Babilonia e menò in cattività da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, gli enuchi di lui, i magnani del paese e tutti i guerrieri, in numero di sette mila i legnaiuoli, i fabbri, in numero di mille, tutta gente valorosa e atta alla guerra. Il re di Babilonia li menò in cattività a Babilonia, e il re di Babilonia fece re in luogo di Gioiachin Mattania, zio di lui, al quale mutò il nome in quello di Zedekiah. Zedekiah aveva ventun anni quando cominciò a regnare e regnò a Gerusalemme undici anni. Sua madre si chiamava Amutal, figliola di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno in tutto e per tutto come aveva fatto Gioacim e a causa dell'ira dell'Eterno contro Gerusalemme e Giuda le cose arrivarono al punto che l'Eterno li cacciò via dalla sua presenza. Secondo Libro dei Re capitolo Venticinquesimo E Sedacchia si ribellò al Re di Babilonia l'anno nono del regno di Sedacchia. Il decimo giorno del decimo mese, Nebuchadnezzar, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, s'accampò contro di lui e le costruì attorno delle trincee. E la città fu assediata fino all'undicesimo anno del re di Sedachia, E il nono giorno del quarto mese la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora fu fatta una breccia alla città. E tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura in prossimità del giardino del Re, mentre i Caldei stringevano la città da ogni parte. Il Re prese la via della pianura, ma l'esercito dei Caldei lo inseguì e lo raggiunse nelle pianure di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i Caldei presero il Re e lo condussero al Re di Babilonia a Ribla, dove fu pronunziata sentenza contro di lui. I figlioli di Sedachia furono scannati in sua presenza, poi cavarono gli occhi a Sedachia, lo incatenarono con una doppia catena di rame e lo menarono a Babilonia. Ora il settimo giorno di quel mese era il diciannovesimo anno di Nabucodonosor re di Babilonia. Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, servo del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme e darse la casa dell'Eterno e la casa del re e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme tutte le case della gente riguardevole e tutto l'esercito dei caldei che era col capitano della guardia atterrò da tutte le parti le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capitano della guardia, menò in cattività i superstiti che erano rimasti nella città e i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e dei campi. I caldei spezzarono le colonne di rame che erano nella casa dell'Eterno, le basi, il mare di rame che era nella casa dell'Eterno e ne portarono via il rame a Babilonia presero le pignate, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli utensili del rame con i quali si faceva il servizio. Il capitano della guardia prese pure i brasieri, i bacini d'oro di ciò che era d'oro, l'argento di ciò che era d'argento e quanto alle due colonne il mare e le basi che Salomone aveva fatti per la casa dell'Eterno, il rame di tutti quegli oggetti aveva un peso incalcolabile. L'altezza di una di queste colonne era di diciotto cubiti, e vera su un capitello di rame alto tre cubiti, e attorno al capitello verano un reticolato e delle melagrane d'ogni cosa di rame. Lo stesso era della seconda colonna munita pure di reticolato. Il capitano della guardia prese Seraia, il sommo sacerdote, Sofonia, il secondo sacerdote, e i tre custodi della soglia. E prese nella città un enuco che comandava la gente di guerra, cinque uomini di fra i consiglieri intimi del re che furono trovati nella città, il segretario del capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese, e sessanta privati che furono anch'essi trovati nella città. Nebuzaradam, Adam, capitano della guardia, li prese e li condusse al re di Babilonia a Ribla, e il re di Babilonia li fece colpire a morte a Ribla, nel paese di Amaz. Così Giuda fu menato in cattività lungi dal suo paese. Quanto al popolo che rimase nel paese di Giuda, lasciatovi da Nebucadnezzar, re di Babilonia, il re pose a governarli Gedalia, figliolo di Aiacan, figliolo di Shafan. Quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini ebbero dito che il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore, si recarono da Gedalia a Mitzpah. Erano i Smaeli, figlioli di Netania, Jonathan figliuolo di Chera, Seraia figliolo di Tanatumet, da Netophat, Gasania figliolo d'uno di Machat, con la loro gente. Gedalia fece ad essi e alla loro gente un giuramento dicendo Non vincutano timore i servi dei Caldei, restate nel paese servite al re di Babilonia e ve ne troverete bene. Ma il settimo mese Ismael, figliuolo di Netania, figliuolo di Elishama, di stirpe reale, venne accompagnato da dieci uomini e colpirono a morte Gedalia assieme con Giudei e con Caldei che erano con lui a Mispa, e tutto il popolo, piccoli e grandi, e i capitani della gente di guerra si levarono e se ne andarono in Egitto perché avevano paura dei Caldei. Il trentesimo anno della cattività di Joachim, re di Giuda, il ventisettesimo giorno del dodicesimo mese, Merodac, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo trasse di prigione. Li parlò benignamente, e mise il trono d'esso più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece mutare le vesti di prigione, e Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che evisse. Il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano, fin tanto che visse.